Vi do il benvenuto al corso di aggiornamento dichiarativi, il consueto corso che tutti gli anni teniamo in questo periodo, circa dopo il rilascio della prima versione dei dichiarativi, a cui naturalmente ne seguiranno delle altre. Perciò, intorno a metà maggio dovremmo rilasciare la seconda tranche che completa la gestione di tutti i modelli, compresi gli ISA. Si preannuncia una campagna dichiarativi piuttosto impegnativa quest'anno, non che le scorse siano state all'acqua di rose, però quello che abbiamo notato preparando il software è che quest'anno effettivamente ci sono diverse novità normative, alcune delle quali devono ancora essere un po' sviscerate, sono ancora un pochino traballanti, stiamo ricevendo anche errata corrige, ne hanno pubblicata una ufficialmente venerdì sera e avevamo già ricevuto delle bozze, noi ci stavamo comunque già lavorando, sarà la prima delle tante errata corrige, tanto negli ultimi anni il trend è quello. Sono stati toccati principalmente i titolari di partita IVA quest'anno, poi lo vedremo. Io e Fabio Sozzi, che è qui accanto a me, vi parleremo delle principali novità. Naturalmente non andiamo nel dettaglio dei singoli quadri, lì la fanno da padrona le specifiche tecniche, quindi si tratta di seguire quello che dicono le specifiche tecniche, solo che a volte vanno un po' interpretate. Quindi noi andremo nei macro argomenti relativi alle novità. Divideremo il corso in una prima parte relativa all'aggiornamento alla gestione di R 2024 e un cenno alla DRAP in linea. DRAP in linea che è stato uno dei grossi lavori che abbiamo rilasciato a inizio anno e che nella versione attualmente in vostro possesso, la 2024C, è stata aperta anche ai dichiarativi. Guarderemo poi le novità operative e termineremo con le novità normative e di modulistica. Quest'ultima parte, ribadisco, tratteremo i macro argomenti, quindi non andremo proprio nel dettaglio di ogni singola novità, se ne potrebbe parlare per tutto il giorno. Quindi, comunque sia, noi abbiamo estratto gli argomenti più importanti, più caldi. Cominciamo. Allora, aggiornamento alla gestione DR 2024. Se avete installato la versione 2024C, avrete notato che all'ingresso nel programma le dichiarazioni dei redditi sono state copiate nell'ambiente DRAP in linea 2023. È un'operazione che è avvenuta all'ingresso del programma in automatico ed è stata piuttosto veloce. Rispetto agli anni passati, la creazione dell'ambiente DRAP si è velocizzata e quindi è fondamentalmente un passaggio indolore. A seguire è stato eseguito l'aggiornamento automatico archivio unificato per tutti i modelli redditi, per abilitare la gestione dei primi quadri. Ok? L'aggiornamento archivi, come sapete, si preoccupa di recuperare quello che è necessario nella nuova dichiarazione, eliminando quello che non serve più, anche perché le dichiarazioni sono memorizzate nell'ambiente DRAP. In merito, alla gestione F24, vi ricordo che l'aggiornamento archivi redditi da un paio di anni non marca più le deleghe F24 dell'anno precedente, non ancora definitive. Non le marchiamo perché lasciamo che chiamiamola incombenza, sia demandata all'utente, cioè la marcatura definitiva deve avvenire se il pagamento è stato effettivamente effettuato. Per quanto riguarda i crediti,
Sapete che i crediti della dichiarazione dei redditi a un certo punto devono essere bloccati, perché quando si va a liquidare la nuova dichiarazione, si dà origine al nuovo saldo, che sia a debito o che sia a credito. Questa operazione di blocco dei crediti residui redditi avviene nel momento in cui l'utente va a predisporre la dichiarazione e attiva il report in F24 dei versamenti redditi. Quindi quando si, adesso mi riferisco per esempio alle società di capitali che in questa versione hanno anche il calcolo dichiarazione. Quando si va nella gestione F24 e c'è la situazione crediti debiti, nel momento in cui si decide di attivare il report nel saldo più primo acconto, i crediti vengono marcati con l'apposito utilizzo trasferito in dichiarazione. Quindi è questa dicitura, questa riga, che voi vi ritrovate negli utilizzi dei tributi a credito, qualora in quel momento ci sia ancora un residuo da utilizzare. Non potendolo più utilizzare in F24 perché devo liquidare la nuova dichiarazione, lo marchiamo come trasferito e sostanzialmente quell'importo concorre a determinare il nuovo saldo, che può essere a debito o a credito. Questo è quello che c'è sempre stato nei dichiarativi, da quando c'è la nuova gestione F24 viene gestito con questa marcatura. Le deleghe F24, da quando esiste la nuova DRAP in linea, quella che è nata quest'anno, quindi che si riferisce al 2023, sono in comune a tutti gli anni dei dichiarativi, ovviamente dal 2023 in poi. Questo è molto comodo perché io ho un unico archivio a cui fanno capo tutti gli anni e quindi se devo visualizzare le deleghe vedo sempre lo stesso archivio, se devo fare delle modifiche confluiscono tutte nello stesso punto e io le posso vedere da tutte le parti. Naturalmente, che cosa comporta questo? Che se io devo fare una rettifica ad una delega che si riferisce ad un anno passato, una delega redditi, quindi parliamo di quelle automatiche redditi, queste sono modificabili solo dall'anno dichiarativo che le ha generate. Quindi, per intenderci, un saldo più primo acconto dell'anno scorso, 30 giugno 2023, progressivo 01, se io ci accedo dall'ambiente corrente, dalla pratica dell'anno corrente, quando ci vado dentro c'è scritto delega modificabile solo dal relativo anno dichiarativo e non la posso modificare perché questa delega è stata generata da quell'anno. Quindi se ho bisogno di, non lo so, magari non l'ho pagata, ci voglio fare un ravvedimento, ma prima voglio togliere il credito oppure voglio cambiare la modalità di invio. Devo accedere all'anno DRAP per modificarla, perché dall'anno corrente non lo posso fare. Questo è un controllo che abbiamo dovuto mettere in quanto le deleghe sono calcolate in automatico dalle dichiarazioni, con tutte le sue regole, quindi la maggiorazione, gli interessi sulle rate, eccetera, eccetera. Quindi è importante che se io le devo rettificare, lo faccio nell'anno corretto. Quindi se vi compare questa dicitura, e adesso magari ve lo faccio vedere, sposto il programma di qua, se io ve lo faccio vedere in questa azienda, vado nelle società di capitali che hanno tutto attivo. In F24 visualizza, io ho le mie deleghe, il saldo più primo acconto è quello dell'anno scorso, perché io quest'anno non ho ancora attivato niente. Vedete, qui c'è delega modificabile solo dal relativo anno e sotto io non ho l'ok, nonostante non sia ancora definitiva. Quindi se ho bisogno di fare una modifica,
Poi non ho l'ok per salvarla, quindi cosa devo fare? Opero dall'ambiente drap. L'ambiente drap, sapete che avendolo modificato, adesso lo potete richiamare anche da qua, ok? Anno dichiarazioni, selezionate l'anno e il programma vi apre una finestra, una sessione indipendente, vedete? Vi accede direttamente alla pratica dell'ambiente di copia e se andiamo nell'F24 vedo le stesse deleghe, ma in questo caso la posso anche modificare. Vedete che la dicitura in alto non compare. Quindi questo è un accorgimento importante da tenere in considerazione. Adesso io l'ho riagganciata. Se fate così la sganciate, potete operare come preferite. Soprattutto se avete un doppio monitor, è comodo tenerle separate. Allora, avete visto che vi ho anticipato quello che poi vi avrei detto in questa slide, e cioè che con la drap in linea, attraverso quel pulsante che ho cliccato, anno dichiarazioni, potete accedere da una pratica all'altra nei 2 anni diversi. Quindi io sono nell'ambiente corrente, sono dentro una pratica, clicco su anno dichiarazioni, seleziono l'anno, il programma mi apre un'altra sessione e si posiziona all'interno della medesima pratica. D'accordo? Quindi io posso anche lavorarci in contemporanea, perché sono comunque 2 pratiche diverse. Quello che hanno in comune sono gli archivi F24, perciò anche lì posso lavorare in contemporanea sulle deleghe, a patto che non lavoro sullo stesso gruppo di deleghe redditi. Quindi quelle sono bloccate dalla semaforica, altrimenti rischio di pestarmi i piedi l'uno con l'altro. Questo pulsante l'avevamo già fatto vedere anche al corso di gennaio. Questo pulsante visualizza tutti gli anni drap, d'accordo? Quindi anche quelli che non sono in linea. Questi funzionano esattamente come sono sempre funzionati, quindi sono ambienti totalmente separati che non si parlano. Quindi qui le deleghe che io faccio quest'anno non le vedrò mai, d'accordo? Questi funzionano esattamente come prima. A partire dal 2023 la drap è in linea, quindi è suscettibile di modifiche, ha le F24 in comune e interagisce di più con l'ambiente corrente. Perfetto. Allora, adesso questa la chiudiamo. Sempre nella drap in linea, questo lo abbiamo implementato nella versione ultima, abbiamo migliorato visibilmente la gestione dell'elaborazione dei dati contabili. Quindi cosa siamo andati a modificare? Abbiamo abilitato nel drap 2023 il tasto Elabora più import dati contabili nei quadri d'impresa. In questo modo si possono eseguire le elaborazioni contabili direttamente dalla pratica. Fino alla drap 2022 cosa bisognava fare se avevo bisogno di rielaborare un anno vecchio? Dovevo operare nella data giusta, quindi per esempio 31-12-2022, andare nel menu fiscali, dati contabili per redditi, elaborazione unificata, lanciare l'elaborazione, poi accedere all'ambiente drap, richiamare la pratica e premere import. Invece dalla drap 2023 tutto questo si può ancora fare, ma è molto più veloce entrare direttamente nella pratica e fare l'elaborazione dentro la pratica drap. Quindi, tornando qua, adesso ci accedo da menu, ma è uguale.
Questo è l'ambiente dichiarazioni archiviate 2023 nell'RS. Io posso lanciare Elabora più import. E vedete che lui, non importa la data con cui accedete al programma, lui sa che deve elaborare dal 1 gennaio 2022 al 31-12-2022. Quindi non è importante avere l'accortezza di entrare con una certa data. Abbiamo fatto in modo che il programma sappia già qual è il periodo che deve elaborare. Adesso lui elabora, mi dà quei quattro dati che ho e poi posso fare l'import. Data ultimo import 23 aprile, adesso avevo pochissime cose, però il tasto è attivo, cosa che invece negli ambienti 2022 non c'è. Veniamo qua. E iniziamo a vedere un po' invece le novità operative delle dichiarazioni dei redditi 2024, quindi quello che siamo andati a implementare un po' anche guardando le necessità degli utenti, quindi quello che ci era stato richiesto nel corso del tempo. Si cerca sempre tutti gli anni di aggiungere qualche nuova funzionalità, qualche nuova operazione che può essere utile per l'utente. Partendo dal modello 730 ci siamo concentrati un po' sul precompilato perché abbiamo comunque notato che in tanti lo utilizzano per fare poi la dichiarazione e ci veniva richiesto da più parti di riportare anche le fonti. Quindi nei precompilati 730 c'è un record nel tracciato che elenca tutte le fonti che hanno concorso a compilare i quadri, a recepire, diciamo, i valori. Quindi, ad esempio, che ne so, la certificazione unica da chi è stata predisposta, i familiari a carico arrivano dalla certificazione unica, gli oneri e le spese, tutte le spese mediche che sono state inviate con la tessera sanitaria. Assicurazioni sulla vita, qual è l'assicurazione che l'ha stipulata. Quindi tutte le fonti che riguardano i valori presenti nel 730 precompilato. Dopo che avete fatto l'import del precompilato, questo tasto è attivo, quindi avete un tasto dentro la pratica che si chiama anteprima fonti precompilato e vi riporta un report simile a quello che vi ho messo a fianco. Naturalmente poi il 730 che viene prodotto e il file telematico che andrete a generare per passarlo al CAF, oppure se lo trasmettete voi con desktop perché ne avete facoltà, non le contiene naturalmente. Quella è un'informazione extra che è contenuta solo nel precompilato. Quando andrete a stampare il modello 730 da voce di menu, anche lì abbiamo messo l'opzione se si vogliono stampare anche le fonti. Non è impostato per default, se le volete stampare lo impostate. Poi, sempre in merito al precompilato, ma potrei dire in generale sul telematico 730, abbiamo predisposto una nuova voce di menu che si chiama Import telematico XML massivo 730 barra precompilato, cioè diamo la possibilità per chi lo possiede di importare un telematico 730 cumulativo di più soggetti. Quindi, dato questo file telematico, selezionate il percorso di dove avete inserito il file, una cartella di appoggio che vi siete creati e procedete con l'import. Ok? Il programma, a parità di codice fiscale, andrà ad importare quel telematico dentro le dichiarazioni già esistenti. Molto importanti sono questi parametri.
Se la dichiarazione l'avete predisposta anche l'anno scorso, io direi che è importante che non importiate i terreni fabbricati perché sennò ve li dovete tutti risistemare. Perché sapete che nei file telematici i terreni fabbricati sono informazioni molto scarne. Noi ne abbiamo molte di più nella nostra gestione per poi fare anche l'IMU, eccetera, eccetera. E di eventualmente controllate anche se volete importare i dati anagrafici. Perché? Perché nel telematico la residenza anagrafica non c'è, non c'è sostanzialmente mai, perché viene comunicata solo se variata. Quindi se volete preservare l'anagrafica, togliete questa spunta. Per quanto riguarda l'F24, la manteniamo, vero Fabio? In fase di import l'F24 viene sempre mantenuta, quindi non c'è problema di perdere gli F24 che sono stati inseriti. Ecco, in merito al 730 sapete che non gestiamo ad oggi la delega per il precompilato, quindi quella comunque è un'operazione che dovete fare voi tramite cassetto fiscale, scaricarlo e poi eventualmente importarlo nel nostro programma. Qualcuno mi dice che non vede le slide. Voi le vedete? Perché io ho tutto condiviso. Sì, si vedono. Qualcuno di voi non riesce a vederle? Provate a scollegarvi e a ricollegarvi, però è tutto condiviso correttamente. Ok, andiamo avanti. Modelli redditi. Allora, una panoramica di quello che siamo andati a modificare. Innanzitutto, per tutti i modelli dichiarativi, quelli che possono essere collegati ad un'azienda, quindi titolari di partita IVA, direi, abbiamo dato seguito a quello che avevamo già cominciato con la dichiarazione IVA e con la certificazione unica, e cioè che dopo l'aggiornamento archivi, al primo accesso ad una pratica collegata ad un'azienda sono automaticamente importati i dati anagrafici. Lo facciamo perché così diamo garanzia che la dichiarazione che si va a redigere abbia l'anagrafica aggiornata. Prima lo demandavamo a voi, cioè lasciavamo a voi il compito di ricordarsi ogni anno di importare i dati anagrafici dall'azienda. Ora lo facciamo noi al primo ingresso, solo al primo ingresso, e poi lo lasciamo a vostro compito. Se avete bisogno di rieseguirlo perché avete visto che c'era una cosa che non andava bene e siete andati a correggerlo dentro all'azienda. Questo farà sì che nei dati generali delle pratiche redditi venga compilato un campo che si chiama Ultimo Import Dati Contabili. Ve lo faccio vedere, ma è giusto per indicazione. Dati anagrafici, non dati contabili. Per esempio. Qua, se vado in dati generali pratica, data ultimo import dati anagrafici 19 aprile. Questo mi è avvenuto in automatico al primo ingresso. Se io lo ripremo l'import, la data mi viene cambiata. Quindi ogni volta che facciamo un import dei dati anagrafici viene valorizzata questa data. Per i privati naturalmente non facciamo niente perché non hanno collegamento con l'azienda. Dopodiché, questo l'avrete già visto perché è attivo già da gennaio, quadro RC del modello 730 del modello RPF è stato ristrutturato. Ora, quando accedete al quadro, si visualizza direttamente la parte grafica, quindi la videata riepilogativa. E per inserire delle nuove certificazioni si utilizza il tasto Nuovo, che è il tasto tipico che c'è nei vari punti di Pascom in cui si devono inserire nuove schede. E
Per visualizzare invece le certificazioni utilizzate il tasto F8, elenco certificazioni uniche. Quindi funziona in questo modo. Entriamo in un 7 e 40, io le chiamo ancora così. Quando entrate nel quadro C, prima visualizzate la videata di riepilogo. Con nuovo inserite la certificazione. Adesso metto veramente dei dati a caso. Quando confermate, torna nei totali per rivedere le certificazioni, elenco certificazioni. Anche da qui, volendo, potreste inserirne di nuove. Quindi il nuovo c'è sia qui che qua. Questo vale per 730 e per persone fisiche. Adesso questo lo chiudiamo. Una domanda. L'importazione scrive nel quadro anno, ad esempio, le spese per l'installazione L'importazione sovrascrive nel quadro oneri, parla del precompilato, immagino. Le spese per ristrutturazioni inserite negli anni precedenti, sì, le sovrascrive, reimporta quello che c'è nel telematico. Allora, vado avanti. Vedo che ci sono un po' di domande, però cerco di finire un po' i discorsi, poi magari ne leggo alcune. Allora, dopodiché, quadro RW, IVIE, IVAFE e quest'anno anche cripto attività, quindi hanno aggiunto una nuova imposta. È un quadro che è venuto molto in auge in questi anni, quindi tanti lo compilano. Tra l'altro quest'anno lo hanno previsto anche nel modello 730, poi ve ne parlo. Cosa abbiamo pensato di fare? Un po' c'era stato richiesto in passato, ma poi soprattutto quest'anno, avendolo messo anche nel 730, abbiamo pensato che poteva essere utile fare un import da un soggetto all'altro, perché supponiamo, marito e moglie hanno in comproprietà degli immobili all'estero o dei conti correnti, li devono dichiarare nell'RW, li inserisco per uno dei due soggetti e poi per non ripetere tutto l'inserimento nell'altro soggetto abbiamo predisposto la funzione di import. Quindi, dentro al quadro RW, prendiamo una pratica, mi pare che qua avevo inserito qualcosa, anzi, qua non ho inserito niente, però lo vado ad importare. RW, il tasto è questo, import, WRW, perché sapete che nel 730 i quadri non iniziano con la R. Da che modello lo voglio importare? 730 persone fisiche. Ok, l'import prevede la cancellazione definitiva del quadro, quindi se io decido di fare un import, quello che c'è nel W viene eliminato. Desideri proseguire? Chiediamo anche conferma, perché sono quelle operazioni che poi si risponde sempre sì e poi magari non si vuole eseguire. Import eseguito correttamente, due righe importati. E lui me lo carica. Quindi mi carica le singole righe, naturalmente la parte sotto, che è quella degli acconti, dei crediti, questa non la importiamo perché comunque ha sempre un po' di differenze da un soggetto all'altro, quindi quella va poi integrata. Chi ha diverse righe di quadro W, diciamo, potrà beneficiare di questo import. E la stessa cosa è stata fatta anche nella funzione di menu copia pratica RPF modello 730, cioè quella funzione che mi permette di prendere una dichiarazione e copiarla da persone fisiche a 730 o viceversa, perché magari rispetto all'anno prima mi cambia un po' il requisito e posso presentare l'uno piuttosto che l'altro.
Quindi anche lì viene trasferito il quadro RW e rispetto all'anno scorso copiamo anche le deleghe, cosa che prima invece non facevamo. SC nel quadro del Q, non c'è la W nell'SC, se lo vuoi dire. RPF, abbiamo eliminato dal quadro 3, l'avevamo già iniziato a fare anche nei societari, adesso l'abbiamo fatto anche nelle persone fisiche, abbiamo eliminato dal quadro 3 acconti, crediti, utilizzi i residui dei quadri CRRN che avanzavano dall'anno precedente, li abbiamo eliminati e gestiti direttamente nei quadri di competenza. Era un po' complicato, soprattutto per i nuovi utenti, capire dove andare ad inserire i residui dell'anno precedente. Un conto è avere fatto la dichiarazione dell'anno prima e avere i dati recuperati in automatico dall'aggiornamento archivi, un conto è partire da zero. E quindi abbiamo voluto semplificare questo aspetto che per noi era abbastanza storico, però creava un po' di difficoltà. Quindi ora il quadro 3 del modello RPF contiene solamente gli acconti versati e i crediti dell'anno precedente, a immagine e somiglianza del quadro RX e gli utilizzi in F24. Tutto ciò che avanza da quadro CR o da quadro RN viene recuperato direttamente in CR e in RN e si gestisce da lì. Infine, negli enti non commerciali non ci posso accedere perché non sono ancora attivi. Abbiamo portato in grafica il quadro RO degli amministratori e soci perché era rimasto un po' indietro e quindi lo abbiamo uniformato agli altri modelli dichiarativi con aggiungi socio, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece la gestione degli immobili, allora, fortunatamente quest'anno non ci hanno messo tanto mano, perché l'anno scorso, per esempio, era nata Lilia e quindi avevamo dovuto implementare tutto quel calcolo nuovo. Lilia è un'imposta che quest'anno va a regime, quindi non c'è più il discorso di calcolare l'acconto al 50% del versato dell'anno precedente. Non so chi di voi ha avuto la gestione di questa imposta, perché comunque riguarda il Friuli. Comunque sia, l'acconto l'anno scorso lo dovevamo determinare al 50% del versato dell'anno prima. Avevamo dovuto recuperare nei versamenti IMU tutti i versamenti IMU dell'anno prima e calcolarne il 50% e andare nel saldo per conguaglio. Ora va a regime, quindi l'imposta si calcola tutta all'interno dei terreni fabbricati e non ci sono più conguagli se non il normale conguaglio del saldo quando ci sono le aliquote nuove. Quello che però abbiamo dovuto fare è predisporre la nuova categoria ILIA 9, il primo fabbricato ad uso abitativo diverso da abitazione principale, perché a febbraio, non mi ricordo bene quando, è stato istituito il nuovo codice tributo 5901 che caratterizza questo tipo di immobile. È molto probabilmente, nel caso il comune la deliberi, un'aliquota più agevolata rispetto all'aliquota ordinaria e quindi la regione richiede un codice tributo a parte. Inoltre, chi diciamo beneficia di questa aliquota deve comunicarlo al comune attraverso la presentazione del modello IMU. Non è ancora stato approvato un modello di dichiarazione ILIA, quindi ad oggi si presenta il modello IMU. Allora, per quanto riguarda questo primo fabbricato uso abitativo, ve lo faccio vedere come si imposta. C'era già l'anno scorso, ma di fatto, non avendo previsto un codice tributo, non aveva una gran utilizzo. Allora, metto un comune del Friuli. Un immobile a uso abitativo.
Praticamente, come se io lo caricassi così, ai fini ILIA sarebbe esclusivamente un fabbricato uso abitativo diverso da abitazione principale. Se invece lo codifico, lo classifico come primo fabbricato ad uso abitativo diverso da abitazione principale, calcolo. Assume categoria 9 automaticamente e lo spostiamo più in basso. Primo fabbricato uso abitativo diverso da abitazione principale. L'aliquota che noi attribuiamo è l'ordinaria, quindi se poi qualche comune del Friuli farà un'aliquota particolare, genererete un'aliquota personale A, B, C e poi la richiamerete qua nell'immobile. Dentro ai versamenti IMU troverete, sono nelle persone fisiche? Sì, Che cosa? non è ancora attiva la gestione dei versamenti IMU. Esatto. Bene, allora Nelle sentiamo. società di capitali, dove invece è attiva, ci sarà la relativa voce per il primo fabbricato uso abitativo. Mettiamo un comune. Esatto, creiamo Trieste. Classificazione A. Perfetto. Calcoliamo la pratica. Deve entrare come gestione immobili, facevo prima. Ed è 5.901, primo fabbricato uso abitativo, quindi ha un suo specifico codice tributo. Quello che invece abbiamo toccato sono i modelli IMU, in particolare i modelli IMU-ENC. Allora, abbiamo situazioni in cui ci sono dei contribuenti che devono presentare dei grossi modelli IMU-ENC. C'era stato chiesto di recuperare dall'anno precedente l'aliquota IMU utilizzata per calcolare l'imposta nel quadro CD, diciamo. Allora, noi in realtà la recuperavamo già questa aliquota, ma prelevavamo quella che era stata già indicata dentro il modello IMU-ENC dell'anno prima. Poteva non essere aggiornatissima, perché se poi il comune ne deliberava un'altra, non era valida ai fini del modello IMU. Quindi adesso la andiamo a recuperare direttamente dalla scheda dell'immobile e la riportiamo dentro alla videata della gestione del modello IMU-ENC. Sapete che questo modello, chi lo presenta, lo deve presentare poi tutti gli anni, anche in assenza di variazioni. È diverso dal modello IMU classico, che invece tipicamente si presenta solo in caso di variazione da un anno all'altro. Quello che sicuramente dovremo fare, ma abbiamo al momento ancora delle bozze, è revisionare la gestione di questi due modelli, perché è in fase di approvazione un nuovo modello di presentazione. Quindi sia il modello IMU classico che il modello IMU-ENC dovranno essere modificati, quindi ci dovremo mettere mano. Noi per il momento ve li abbiamo lasciati abilitati e abbiamo disabilitato la funzione di stampa e di telematico, proprio perché saranno soggetti a modifiche. Quindi, volendo, li potreste già preparare, però poi li dovremo sicuramente aggiornare, quindi fare un aggiornamento archivi, per ricondurre quello che è presente attualmente nelle nostre videate nei nuovi campi di modello. Qualche variazione qua e là l'hanno fatta sulle riduzioni, alcuni campi sono nuovi, altri li hanno un po' modificati. Ripeto, abbiamo delle bozze pressoché definitive, ma continuano a mandarcele, quindi ogni tanto ritoccano qualcosa. Finché non abbiamo qualcosa di più certo, non lo predisponiamo, non lo rilasciamo, insomma. La scadenza 30 giugno, quindi penso che per tempo avremo tutto, insomma.
cambiando leggermente argomento, non è proprio dichiarativi, ma è una branchia dei dichiarativi, gli invii telematici. Abbiamo dato inizio a un'operazione che pian piano estenderemo anche agli altri modelli. Abbiamo dato inizio a una funzione che prevede l'import di un file telematico prodotto non da noi, quindi esternamente da un altro software, al solo scopo di inviarlo all'Agenzia delle Entrate e scaricarne la ricevuta telematica. Detto volgarmente, in Pascom facciamo da postino, cioè mi viene dato un file e io non faccio altro che trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate. Quindi non entro in merito di quello che c'è nel file telematico, ma lo trasmetto solamente. Allora, in questo momento lo abbiamo previsto per IVA, IVA 74 bis e IVA TR. Lo andremo ad estendere anche ai dichiarativi, quindi alle dichiarazioni dei redditi e all'F24. E come si fa a gestire questo import e poi l'invio all'Agenzia delle Entrate? Si opera direttamente dalla voce di menu del telematico interessato. Quindi, supponendo IVA annuale, vado nella voce di menu dell'invio telematico IVA annuale e all'interno troverò tra i vari pulsanti, questo nuovo pulsante che si chiama Import telematici esterni. Premendolo si apre una schermata simile a quella nella quale voi create delle nuove trasmissioni, nella quale invece di creare una trasmissione andate a fare un import di un file creato esternamente da qualcun altro. Naturalmente io posso fare questo import solo se l'intermediario che è nel file telematico, quindi nel record A, combacia con quello che io ho scelto in sede di accesso alla gestione in via telematico, perché comunque deve essere corretto l'intermediario con cui faccio l'invio all'Agenzia delle Entrate. E soprattutto è fondamentale che il file prodotto da terzi sia formalmente corretto, quindi che al controllo telematico non abbia errori, perché comunque da Pascom non ci si può mettere mano e non si possono correggere. Devono essere file già validi. Vi faccio vedere l'operatività, che è molto semplice. Andiamola a vedere nell'IVA annuale. Adesso apro la STD, nell'IVA si può entrare con qualsiasi azienda. Dichiarazione IVA, gestione invio telematico IVA, quindi andate proprio nel menu dove voi creereste il file. Si entra con l'intermediario corretto, quindi devo mettere l'intermediario che è contenuto nei file che voglio importare, perché altrimenti il programma non li importa, non li riconosce. Qui ho già le mie trasmissioni fatte che ho prodotto io in base alle dichiarazioni IVA che ho fatto io con Pascom. Invece, con questo pulsante Import telematici esterni, la schermata inizialmente è vuota, vedete che è intestata anche in maniera appropriata, e qui avete il tasto di Import. Vi chiede qual è la directory da cui volete fare l'import. Allora, io avevo da qualche parte creato una cartella. Sì, C-Temp telematici. Allora, me la copio e la incollo, Ctrl V. Poi vi chiede se volete caricare solo dichiarazioni correttive integrative, quindi il programma nell'elenco dei file che avete vi cerca solo se ci sono delle correttive integrative. Ecco qua, lui mi ha trovato due file. Quello che possiamo farvi vedere per identificare i file sono che quando premete invio,
Mi fa vedere il nominativo e il codice fiscale della partita IVA. Quello, apriamo il file un attimo, vediamo nel record B chi è il soggetto, così almeno avete un'idea di chi si tratta. Questo per entrambi. Questi sono due file che contengono entrambi un solo soggetto, ma naturalmente potete importare anche file che contengono più soggetti, quindi in modo diverso da come ce l'ho io. Allora, io posso selezionarli anche tutti, importa, e lui mi crea due trasmissioni sostanzialmente, una per ogni file che è andato ad importare. Quello che io posso fare con queste due trasmissioni è solamente controllarle telematicamente e trasmetterle all'Agenzia delle Entrate. Quindi, non c'è rigenera fornitura, ovviamente, perché non sono state generate da noi. Devono solo essere controllate e trasmesse. Quindi avete controlli, invio all'Agenzia Entrate e eventualmente l'export, cioè potreste copiare ulteriormente in locale il file per trasmetterlo con desktop, ma diciamo che il motivo per cui lo state importando è sicuramente perché lo volete trasferire con all'Entratel, quindi non inviarlo con desktop telematico. Viene chiesto per i telematici esterni, se sono nuovi, bisogna sempre inserire le anagrafiche? No, perché non andiamo ad importarli dentro una dichiarazione. Li abbiamo importati nella gestione telematica e li trasmettiamo all'Agenzia delle Entrate, quindi è un soggetto che potrebbe anche non essere presente in Pascom. Quello che deve essere presente in Pascom è l'anagrafica dell'intermediario, quello sì è fondamentale, perché poi anche nella gestione utenti devono essere tutte le sue credenziali, eccetera, eccetera. Quindi, in questo momento è attivo nell'IVA, IVA 74 bis e IVA trimestrale. Quando attiveremo i telematici dei dichiarativi, se ne parla ai primi di giugno, lo attiveremo anche lì e poi l'intenzione è di farlo anche per l'F24. Ok. Mi fa ne possiamo Allora, adesso devo passare la parola a Fabio. Do un'occhiata veloce se c'era. Quando saranno attivi gli enti non commerciali? Metà maggio, come accennavo stamattina all'inizio del corso. Si può iniziare a fare le persone fisiche? In parte. Adesso potete fare gli import contabili. Quindi per tutti i soggetti che hanno una contabilità potete fare già le elaborazioni contabili e gli import. Avete tutta la gestione immobili, il quadro C, il quadro P delle spese, il W, c'è tutta la gestione INPS per fare il minimale, che adesso di cui Fabio ve ne parlerà. Quindi le persone fisiche avete una buona fetta, non avete il calcolo dichiarazione, anche perché quello lo diamo sempre nel secondo rilascio quando andiamo a chiudere il cerchio. Invece nelle società di capitali avete il calcolo dichiarazione, quindi potete generare anche le deleghe. E quello che non c'è nelle società di capitali sono i quadri N legati al consolidato, alla trasparenza e al trust. Quelli li diamo successivamente. Nell'ultimo aggiornamento è prevista la simulazione ISA. Cosa significa e come si procede? Sostanzialmente, siccome ancora gli ISA nuovi non ci sono, perché li stiamo predisponendo, tra l'altro stamattina abbiamo visto che ci è stata fornita ieri sera la prima beta dei calcoli, quindi adesso dobbiamo iniziare a lavorare su quella lì. E la simulazione ISA sostanzialmente è un'operazione aziendale, cioè voi potreste in questo momento fare una simulazione dell'ISA, del calcolo ISA, con il software dell'anno scorso, fondamentalmente. Quindi andate ad elaborare i dati contabili, li importate dentro alla gestione ISA. Naturalmente nell'azienda deve essere presente il codice attività nei parametri attività IVA, altrimenti non potete fare l'ISA, ed è
il calcolo dell'ISA così come era l'anno scorso. Quindi fondamentalmente aveva molto più senso quando c'erano gli studi di settore perché non c'erano dei mezzi precalcolati. Ora che ci sono dei mezzi precalcolati, le simulazioni a mio avviso hanno perso un po' di importanza, però è una funzionalità che noi abbiamo lasciato, perché comunque sia, soprattutto in corso d'anno, se uno vuole fare delle prove cambiando un po' i valori contabili, lo può fare da qua senza andare ad inquinare l'ISA che ha fatto nella dichiarazione dei redditi. Ok. Avevano chiesto delle camere di commercio, penso, del diritto camerale, Il all'inizio diritto dell'esame. camerale avevano chiesto, il diritto camerale esce a metà maggio con il secondo rilascio. Allora, l'import in telematico sarà previsto anche per le certificazioni uniche? E mi pare di sì, mi pare che ce l'abbiamo in previsione anche per le certificazioni uniche, sì. Adesso li stiamo mettendo un po' in fila, gli adempimenti principali credo che li faremo tutti. Tralasciando la LIPE che è molto particolare. Va bene, allora Fabio mi ha detto vai nelle persone fisiche, ecco qua, gli lascio la parola e vi parlerà di tutte le novità INPS e poi ritorno io. Buongiorno a tutti, sono Fabio Sozzi, sono uno degli elementi nell'ambito dei dichiarativi e principalmente mi occupo proprio della gestione INPS, sia per quanto riguarda l'analisi che per quanto riguarda lo sviluppo. Vedo che c'è già una domanda a cui rispondo subito, che in fase di creazione minimali VS ci sono dei problemi. Le suggerisco di scrivere direttamente all'assistenza tramite EasyPass che poi dopo andiamo a vedere. Allora, cosa è stato fatto nella gestione INPS? È stata praticamente definita una nuova interfaccia in cui si è superato un attimo la gestione precedente, che era tutta una serie di finestre di selezione in cascata. Per quanto riguarda gli artigiani commercianti, prima le posizioni VS che si potevano inserire, poi i soggetti, e poi questa gestione veniva replicata anche per la gestione del minimale e per la gestione dei contributi anno precedente, il che poteva creare un po' di confusione, di disorientamento, di capire dove si era, in quale delle gestioni si era. Ora invece tutto si basa su un'unica finestra di selezione in cui tendiamo a dare tutta una serie di informazioni utili proprio alla. Mi scusatemi, un pochino di tosse con questi freddi stagionali, incominciamo ad essere colpiti un po' tutti. Stavo dicendo, nella finestra di selezione vengono rappresentate tutta una serie di informazioni che sono utili proprio alla sua compilazione. E da questa finestra è il pilota anche per le altre gestioni collegate alla posizione INPS, quale il minimale, la gestione contributi anno precedente per i riporti nei vari quadri della dichiarazione ed eventualmente, se necessario, la regolarizzazione del minimale anno precedente, nel momento in cui ci si predispone per la compilazione del quadro RR. Ora, la finestra presenta delle sezioni in cui sono presentati tutti i dati che sono all'interno delle schede. E quindi si ha un colpo d'occhio abbastanza immediato di qual è la situazione della posizione INPS all'interno della pratica. Per ultimo, in queste sezioni viene data anche una rappresentazione di quali sono i collegamenti ai vari quadri, e intendo i quadri RP, magari per la ripresa dei versamenti dell'anno precedente da riportare poi dopo come oneri nell'anno successivo e se c'è stato un credito che è stato utilizzato in compensazione, il riporto automatico nel quadro RM. Per i forfettari che
che compilano l'LM sezione 3, questa è una novità di quest'anno, i forfettari che erano notoriamente l'LM sezione 2, quest'anno la sezione 3, avranno poi dopo i riporti che sono per gli altri soggetti di RPLM, RM finiscono tutti nell'M. Passiamo un attimo a vedere di che cosa si tratta. Allora, prendiamo un esempio un po' articolato, così ci si rende conto. Quando si attiva la voce gestione INPS all'interno della selezione dei quadri della pratica, il programma vi chiede a quale cassa fate riferimento, quindi artigiani e commercianti, piuttosto che la gestione separata INPS professionisti, e la news di quest'anno, che penso ve la stavate aspettando, la gestione separata degli autonomi lavoro sportivo dilettantistico. Quindi entriamo nella artigiani e commercianti ed ecco la finestra. Quindi abbiamo nella parte in alto tutto l'elenco di selezione in cui la prima riga rappresenta sempre i dati della posizione, quindi i dati generali, quelli di iscrizione, e a destra trovate il pulsante per accedere ai suoi dati direttamente. Quindi qui andrò ad inserire quello che sono il codice azienda INPS, eventuali date di inizio e fine iscrizione, se ha la riduzione dell'agevolazione per i forfettari, eccetera, eccetera. Più in basso degli ausili di compilazione, in base se c'è la presenza dell'impresa familiare o i soci in accomandita semplice per il modello delle società di persone o eventualmente l'import dei dati nel caso di un socio di SRL. Queste sono gestioni consolidate nel tempo che sono riferite. Quando si è posizionati sulla riga della posizione, il programma vi attiva la gestione del minimale IVS, l'eventuale regolarizzazione. Quando mi sposto sulla riga del soggetto, allora è attivo solo la sua relativa gestione, che è quella dei contributi anno precedente. Le sezioni, la sezione di sinistra, vi dà sempre immediatezza dei dati contenuti nei dati posizione INPS, e invece i dati del singolo soggetto sono nella sezione di destra. E quindi, qualora ci fosse una diversità di date di inizio iscrizione, quelle del soggetto, vi ricordo che se mettete le date di inizio e fine iscrizione nei dati posizione INPS, vi vengono riportati su tutti i soggetti che compongono la posizione, altrimenti non andate a compilare nessuna data nei dati posizione INPS e le compilate nelle singole schede. Poi, se è privo di anzianità contributiva, che è un dato che viene sempre indicato dall'INPS, e quindi la sua presenza meno, se c'è una riduzione per pensionato. Poi dopo, totale redditi soggetti IVS, il suo importo e quali i quadri compongono questi redditi soggetti a contribuzione, quindi se vengono da RF, da RH, da RG, LM o da soci di SRL. Attualmente in questa prima versione questo tipo di riporto è disabilitato perché manca ancora praticamente tutto il calcolo complessivo della dichiarazione, per cui non è ancora visibile questo importo. Reddito eccedente il minimale, saldo IVS eccedente il minimale. Sono i dati all'interno della scheda calcolati che poi dopo andranno a comporre le deleghe F24 di versamento, così come gli acconti. L'ultima parte della sezione di destra è il riporto quadri dichiarazione e questo qui dà l'immediatezza dei dati,
di se ho attivato i riporti nei quadri, quindi riporto nei quadri RPLM, tipicamente sono qui nella gestione contributi anno precedente, che in base agli importi che mi sono stati riportati dalla procedura di aggiornamento, sia per quanto riguarda i debiti e in seconda videata tutta la situazione eventualmente dei crediti. Qui abbiamo in prima pagina il riporto in RP e in seconda pagina per i crediti nel caso di compensazione del credito il riporto automatico nel quadro RM. Eventualmente se si vuole fare l'indicazione di tassazione ordinaria. Una volta che ho inserito, qui c'è il discorso dei pensionati, il programma qua in basso mi fa vedere con un pallino verde se effettivamente ho effettuato la scelta. Un pallino grigio non ho ancora effettuato alcuna scelta. L'ultima riga invece è proprio un controllo non solo del riporto in RP, quindi della scelta che è la riga precedente, bensì va a verificare se effettivamente nel quadro RP sono stati effettuati i riporti. Quindi qualora vengano compilati i quadri, vi viene indicato con il pallino verde se è stato compilato il quadro RP, l'RR oppure l'LM nel caso dei forfettari e l'RM. Ora complichiamo un attimo la cosa, questa. Ah. C'è l'impresa familiare, è successo qualcosa in impresa familiare, non me lo fa fare. Vediamo un attimo. Ah, perché è previsto. Volevo avere più soggetti, adesso vado un attimo nel quadro F a vedere che sia tutto a posto. Ah, ecco perché sono in un'altra pratica, non ho preso quella giusta. Poco male. Convinto di essere. Dove è finita? Mi ho portato via la pratica del programma di aggiornamento. No, dovevano avermela cancellata perché l'avevo preparata. Va bene, non importa. Allora torniamo in quella pratica di prima e la rifacciamo da di lì. Vediamo un attimo di mettere a posto le cose. Scusate il contrattempo. Infatti lui non trova le cose. Vediamo un attimo com'è messa. Tutto a posto. Magari questa qui non è la sua pratica. Vediamo. No, Rossimario va bene. Confermiamo. Facciamo un ricrea posizione INPS. Ah, ecco perché. Mi dice che il titolare ha un codice fiscale diverso. Allora probabilmente sono state cambiate delle cose, per cui torniamo qua. Facciamo un import.
Infatti c'erano tutti i dati del titolare che erano completamente diversi, quindi sono stati cambiati i dati generali della pratica e dopo chiaramente se non viene aggiornata l'impresa familiare non ho più la coincidenza. Se adesso faccio una ripresa, ecco qui, me lo trova, il codice soggetto. Ecco qui, e quindi qui così vediamo i dati del titolare e quando mi sposto nell'rigo dell'altro soggetto del collaboratore, i dati cambiano anche per il collaboratore. Quindi si ha qui tutta la gestione dell'INPS. Ora, per inserire delle posizioni manualmente abbiamo il tasto Nuovo collaboratore, quindi posso anche indicare degli altri dati, ne metto uno di fantasia. Ecco, se si guarda alla riga di selezione, trovate che c'è la colonna di pratica collegata, quindi chiaramente per il titolare è sempre la pratica su cui sto lavorando. Rossi Mario aveva già la sua pratica di riferimento perché era già stata memorizzata nell'impresa familiare, quindi l'ha riportata. Quando c'è l'inserimento di un collaboratore, il programma vi segnala con questa icona, con questo punto esclamativo su un cerchio giallo per dire qui manca, che non sta a significare che non viene calcolato altro, bensì non saranno mai attivi tutti i vari riporti nei quadri della dichiarazione perché non ha dove, praticamente l'indirizzo di dove deve andare a scrivere i dati. Un'altra caratteristica che posso avere sul codice pratica, se per caso lo inserisco manualmente e non faccio la ricerca delle pratiche per il suo collegamento, in questo caso io ho cambiato l'interno, il programma dice con stavolta sempre un triangolo giallo, questo codice pratica non è esistente e quindi non funzioneranno gli importi. Per cui, alla fine, in questo modo qui, senza dover andare nelle varie schede a collegarmi, a dover entrare dentro, scorrere le pagine, vedo già tutta una serie di informazioni. Il totale redditi soggetti IVS dovrei entrare dentro e collegarmi qui in seconda pagina a vedere come è stata compilata. Nella sezione trovate già l'importo totale e eventualmente i quadri che sono compilati. Se c'è qualcosa che non va, si può andare ad agire. Poi dopo, nelle schede vengono riportati tutti i dati che servono per la compilazione del quadro RR, che chiaramente i calcoli adesso del reddito che eccede il minimale attualmente non sono ancora attivi. Con la versione di metà maggio sarà tutto in linea. Una piccola digressione sulla gestione separata ha la stessa struttura, però chiaramente qui cambiamo un attimo l'ambito perché qui il soggetto è sempre unico, non ci sono più soggetti insieme, ma vengono gestiti eventualmente i cambi di cassa, magari da privo di cassa previdenziale ha già soggetto a cassa perché magari è un autonomo che è stato assunto come dipendente per un certo periodo, quindi ci sono questi cambi di cassa. La sezione di riferimento è unica, ma ha gli stessi principi e le stesse caratteristiche che abbiamo visto nella gestione degli artigiani commercianti. Allora, vediamo un attimo. Se volessi, vediamo un attimo qualche domanda. Se i dati che ci sono dall'anno precedente li riporta già, allora se sono i dati del
della gestione IMSS, se era già presente il programma di aggiornamento, poi dopo lo dicono nel dettaglio cosa viene riportato. Sì, li riporta, a meno che non abbia una data di fine iscrizione del 2022, per cui esce. Le uniche situazioni in cui la data di iscrizione 2022 possa venire riportata è la gestione praticamente delle posizioni con attività stagionali, quindi collaboratori che notoriamente hanno una data di inizio e fine iscrizione nell'anno precedente. Comunque dopo ne parlo meglio nel dettaglio. Se volessi chiudere la posizione di un collaboratore, come posso fare? La posizione di un collaboratore, avrei già risposto a questa domanda, metto una data di fine iscrizione. Chiaramente l'anno scorso, se la pratica aveva una data fine iscrizione nel 2022, quindi serviva solo per la compilazione del quadro RR, quest'anno il programma di aggiornamento vi butta via quella scheda automaticamente. Tutti i suoi dati escono dalla gestione della posizione artigiani e commercianti. Per non generare le deleghe IMSS per il minimale, ad esempio affittacamere, è possibile spuntando opzione escluso minimale. L'anno scorso le generava ugualmente. Allora, credo che qui ci sia un discorso. Non è che dovete agire per il caso di affittacamere nell'esclusione del calcolo. Devo andargli ad indicare le attività particolari, che è uno dei dati che è richiesto anche dal quadro RR. Per cui se io automaticamente metto attività di affittacamere, e vado a vedere la gestione minimale è completamente vuota. Per cui se ne accorge già il programma, perché nel caso di affittacamere produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non hanno il minimale, hanno un calcolo della contribuzione leggermente diverso. Calcolano praticamente tutto come eccedente il minimale, tant'è vero che il contributo di maternità a quel punto lì viene traslato dalla sezione del minimale alla sezione dell'eccedente del minimale. È una cosa che trovate rappresentata anche nel quadro RR nelle sue istruzioni. Quindi è sufficiente fare questo. Comunque, se anche io non attivassi le attività particolari e metto esclusione del calcolo, non cambia la sostanza. Lui escluso, continua a non calcolarlo e ne vedrà rappresentazione nel campo esclusione calcolo minimale IMSS a sé. Allora, andiamo avanti. Dei lavoratori sportivi ne parlo nelle novità, quindi rispondo dopo con la domanda. Quindi un po' dell'interfaccia che penso l'abbiate già vista perché la versione è già uscita da una decina di giorni, è diventato tutto un pochino più immediato. Parliamo dell'aggiornamento archivi. Allora, l'aggiornamento archivi che è stato eseguito, cosa ha fatto? Riporta chiaramente tutti i dati delle posizioni VS e della gestione minimale presente in archivio, quindi tutte quelle posizioni che hanno una data di fine iscrizione nel 2022 sono state automaticamente eliminate. Viene fatta la lettura della gestione del minimale fatta l'anno scorso e viene praticamente archiviata nella gestione del minimale anno precedente. Perché? Perché questo qui ci serve soprattutto per le riprese dei dati della contribuzione per la compilazione del quadro RP. Quindi nel caso di più soggetti, ogni soggetto avrà nella gestione contributi anno precedente la sua quota di minimale, che è presa proprio nel dettaglio. Poi dopo vengono letti tutti i versamenti effettuati, quindi saldo, eccedente il minimale, gli acconti. Vengono ripresi, portati nella gestione contributi anno precedente
E se ci sono stati dei crediti sul reddito eccedente minimale, l'utilizzo in compensazione viene sempre riportato in quella gestione dell'anno precedente. Quest'anno le posizioni VS indicate con l'indicazione di attività stagionale è stato cambiato il metodo di aggiornamento. Nel caso in cui dentro i dati posizioni INPS avevo barrato, praticamente spuntato il campo attività stagionale, quei collaboratori che hanno chiaramente data inizio iscrizione e data fine iscrizione nel 2022, cosa facevano negli anni precedenti? Veniva azzerate le date e sopravviveva la scheda. Quest'anno abbiamo fatto un passettino in più, perché vengono recuperati sì le schede, ma le date vengono incrementate di un anno. Perché tipicamente, come succede, noi qui siamo a San Marino, ma abbiamo Rimini, le attività stagionali tipicamente partono un po' tutte ad aprile e finiscono a settembre. Come mi immagino, nelle zone montane partono a ottobre-novembre e finiscono a febbraio-marzo. Quindi abbiamo queste situazioni, vengono sempre recuperate di volta in volta. Inoltre c'è una piccola novità che ve ne parlo dopo quando illustro come è gestito il minimale. Ritornando sull'aggiornamento archivi, la gestione separata ha gli stessi concetti che ha la gestione artigiani e commercianti, per cui tutte le eliminazioni delle posizioni in cui c'è una data di fine iscrizione fino al 31-12-2022 vengono fatte tutte le letture sia dei versamenti che degli eventuali crediti per la compilazione del quadro RR e del quadro RP. Lettura dei crediti utilizzati in compensazione nell'anno di riferimento dei redditi per la compilazione del quadro RR, quello ormai. Diciamo che è un po' assodato negli anni. Passiamo al minimale. Quindi diciamo che è l'adempimento che ha il focus proprio in questi giorni. Credo che l'INPS stia incominciando a rilasciare quello che sono tutti i prospetti per il 2024. Tipicamente di solito c'era una parte che veniva documentata, poi col cassetto previdenziale abbiamo anche delle impostazioni online. Quindi, come vi dicevo, la gestione del minimale, se è già stato gestito l'anno scorso, vi troverete la voce della gestione minimale anno precedente per consultare cosa era stato fatto l'anno precedente. Per quanto riguarda la contribuzione, è possibile forzarne gli importi. E chiaramente, se è necessaria fare una variazione sui soggetti del minimale rispetto all'anno scorso, che si poteva agire direttamente nel minimale, quest'anno non è più consentito. Occorre fare le variazioni nella gestione della posizione iniziale. Magari se lo vediamo, lo rendiamo più vivo e anche più comprensibile. Quindi, in base alle mie indicazioni dei miei soggetti, posizionandomi sul primo rigo della posizione, ho attivo il tasto gestione F24 minimali VS, che gli ho detto che è escluso, quindi non vedo niente. Togliamolo. Mettiamogli anche che ha un'agevolazione del regime forfettario. Eventualmente, se la richiesta è stata fatta nel 2024, qui andrete ad inserire una data del 2024. Di solito le richieste devono essere inoltrate all'INPS entro il 28 di febbraio, però è sufficiente mettere una data del 2024. Allo stesso modo la data di revoca. È sufficiente indicare una data dell'anno in cui effettivamente ha avuto la revoca. In questo modo ho la riduzione che è negli acconti e quindi vale per il minimale e per il calcolo degli acconti. Per quanto riguarda invece l'anno di imposta 2023, la contribuzione è ancora piena.
Una volta che io faccio le modifiche nella posizione, nei soggetti, automaticamente viene aggiornata la gestione del minimale con i suoi dati. Come vedete, i dati iscrizione e posizione non sono dati editabili. Questa è una novità rispetto all'anno scorso, erano sempre editabili, però questo poteva causare confusione se non coincidevano le cose, per cui veniva fuori un quadro errore che poi non corrispondeva alla gestione minimale. La posizione è una unica, devo sempre comunque avere i dati congruenti. Quindi il programma, una volta inseriti, vi fa già i calcoli. Già vi propone tutte le rate trimestrali da versare, il dettaglio minimale soggetti vi fa vedere i calcoli di tutti i soggetti che sono validi per la gestione del minimale, quindi attivi nel 2024, e fa tutta una totalizzazione in modo che potete avere il colpo d'occhio che il totale di tutti i soggetti corrisponde a quello che c'è nella pagina principale. Selezionando uno dei soggetti, il programma vi fa vedere i suoi dati, come è stato composto ed eventualmente tutti i calcoli. Nel caso, ormai non ci sono più casi in cui occorre intervenire manualmente, ma nel caso fosse necessario, qui è possibile fare una forzatura ed andare a modificare le rate. Adesso ne modifico una. In questo modo il programma vi dà rilievo che c'è una forzatura, cambia il totale e quando chiudo i soggetti viene riportato nella scheda principale e rideterminate tutte le rate una volta che calcolo la posizione. Ora, nel caso degli stagionali, cosa succede? Ne parlo per bene nel dettaglio dopo, però gli stagionali di solito, siccome hanno queste date di iscrizione, nel nostro caso aprile e settembre, quando viene pubblicato, quando l'INPS rilascia le somme 2024, ci sono solo i conteggi del titolare dei collaboratori che sono attivi tutto l'anno, non ci sono quelli dei collaboratori stagionali perché ancora non c'è l'iscrizione. Però fa una ripresa della contribuzione minimale dell'anno precedente. Viene effettivamente indicato e qui dovrà andare a mettere l'importo. Chiaramente non compariranno mai qui nel dettaglio soggetti i collaboratori stagionali, perché hanno una data e fine iscrizione del 2023, dell'anno d'imposta, quindi per il 2024 non compaiono mai. Ma una volta che io inserisco questo importo, il programma al calcolo va ad aggiornare le mie rate del minimale. Allo stesso modo, nell'esposizione dei dati del 2024, se l'INPS comunica oneri accessori o quote associative sindacali, sono da inserire nei corrispondenti campi. Quindi, questo è, per come lo conosciamo noi ultimamente, non mi sa che l'INPS sta abbandonando questo documento. C'era di solito nella cassetta previdenziale, nell'area comunicazioni bidirezionali, atti emessi, modelli F24, il documento che riportava tutte le indicazioni. Quindi qui c'era, per esempio, in questo frontespizio, è un po' datato, 2018, ma di solito la forma dovrebbe essere sempre la stessa. Ecco qui era indicato 128 € di quote associative sindacali che vado ad indicare nella prima videata l'epilogativa del minimale. Ora tende ad essere più in auge nella anagrafica aziendale, periodo attività del cassetto previdenziale, che danno a seconda dell'anno e danno un
una pagina in cui riepilogano tutti i vari dati dei vari soggetti. Quindi, infatti, io qui ho oscurato i nomi perché questo qui in realtà è un prospetto reale. Qui ci sono, per esempio, tre soggetti, di cui uno è stagionale, il codice 11, e di solito salta all'occhio per due dati che vengono proposti. Intanto nel prospetto riepilogativo trovo che ho sempre un'emissione dell'anno precedente. Vedete qui c'è ho 2023-2022, questo dell'anno scorso, con la sua cifra. E nell'elenco delle varie causali per la compilazione dell'F24 trovo questo codice CPP che è riferito a un'eventuale ripresa di versamento degli acconti dell'anno precedente se c'era un eccedente minimale. Ora io non ho alcuna notizia di come venga determinato questo CPP. Qui in zona abbiamo clienti di Rimini, ma dicono tutti che non lo fanno mai, non lo calcolano mai. Quindi rimane sempre una questione aperta il discorso degli stagionali. Quindi, come vi dicevo prima avevo inserito una cifra e questa è la riga che io andrò a rilevare per riportarla nel minimale, in modo che me la spalmi nelle quattro rate. Poi, gli stagionali, l'anno prossimo, parte il programma di aggiornamento. Sarà il programma di aggiornamento che, presa questa cifra totale, va a ricalcolare per ogni collaboratore stagionale, perché potrei averne più di uno, e la andrà a ripartire nelle quattro rate versate. Sappiamo che la deduzione dei contributi avviene per cassa, quindi delle varie rate, quello che deve entrare nell'RP della dichiarazione in esame. Allora, anche se nell'anno precedente ho inserito eventuali oneri per contributi sindacali, non viene riportato nell'anno successivo, quindi gli importi del minimale non quadrano con i prospetti INPS. Allora, non ho ben capito la domanda, cioè gli oneri per contributi sindacali, quindi le quote associative sindacali, come facevo a vedere. No, non volevo tu. Le vado ad indicare qui in prima pagina. Tolgo l'esempio, ma le andrò ad inserire qua. Ma questi importi, 2000 è un po' troppo, questo importo non lo posso portare in deduzione nel quadro RP, perché non è contribuzione, è un altro. A un'altra linea. Quindi quello che io andrò a riprendere l'anno prossimo saranno le rate che vedo nel dettaglio del minimale dei soggetti. Quindi eventualmente non gestirlo in questo modo ed andare a forzare le rate dei soggetti per suddividere la quota associativa sindacale è un errore ed è anche un'operazione non necessaria perché il programma lo fa già nel momento in cui io vado a inserirlo e a ricalcolare la posizione, lo spalma già sulle quattro rate, quindi vale per fare il versamento, per quadrare con gli importi che sono indicati nel mio frontespizio e quindi queste cifre che vedo, prima rata, seconda rata, terza rata, quarta rata, qui lo fa sempre dell'anno, quindi la prima riga è la quarta rata del 2000 e 23, che chiaramente non viene calcolata quest'anno, ma gli importi che sono indicati nelle varie rate devono necessariamente coincidere con gli importi che sono calcolati. Se io avessi, come in questo caso, contribuzione all'anno precedente, il programma ve lo fa vedere. Questa viene dall'anno scorso, fa vedere qual era la situazione dell'anno scorso, se erano state generate le deleghe, è proprio un congelamento di quello che c'era l'anno scorso che ha fatto il programma di aggiornamento.
Allo stesso modo, nel dettaglio minimale dei soggetti, per ogni singolo soggetto, posso andare a vedere cos'era stato calcolato l'anno precedente. Allora, mi mettevo d'accordo con Cinzia. L'elaborazione massiva. Ora, abbiamo visto che io posso, per ogni mia posizione INPS, andare a gestire il minimale e in base a quello che ha comunicato l'INPS, quali sono le operazioni che deve effettuare. Tipicamente si lavora sempre in questa pagina qui. Ora andiamo a vedere l'elaborazione massiva. Quindi usciamo dalle pratiche, salgo di un livello nella gestione dei menu, nel sottomenu dei redditi persone fisiche, alla voce stampa gestione INPS. La seleziono, la prima voce stampa elaborazione. Qui ci sono delle stampe di brogliaccio. Mi chiede la selezione delle pratiche, gli dico tutte. E qui mi chiede se si vuole fare una stampa di brogliaccio del minimale, ma con la E posso selezionare l'elaborazione del minimale. A questo punto, confermandola, il programma di tutte le pratiche installate va a vedere dove c'è una posizione artigiani e commercianti e crea un elenco. Veramente questa elaborazione fa anche i calcoli del minimale, quindi automaticamente vi aggiorna tutti i minimali che risultano dopo il programma di aggiornamento archivi. Qui non ci sono grandi problemi, se no vi dice se ci sono posizioni che non sono elaborabili, quelle che sono escluse dal calcolo del minimale. Quindi io posso tranquillamente entrare. Cioè, posizionarmi sulla pratica che voglio gestire premendo invio, entro direttamente in gestione. Questo dà una comodità abbastanza rilevante perché non devo andare a cercarmi le pratiche, bensì mi procura lui un elenco ed eventualmente vedere se per caso non ho ancora inserito delle iscrizioni fatte quest'anno e quindi praticamente so quali sono le pratiche su cui devo agire. Ma per quelle già esistenti vado a riportare i dati. Per cui posso farlo dal di qui, posso attivare la generazione delle deleghe. Le deleghe del minimale non sono deleghe automatiche, così come succede all'interno della pratica redditi, la determinazione del saldo e acconto e secondo acconto delle imposte, che vengono rideterminate ad ogni calcolo della pratica. Qui sono io che indico quando la voglio fare oppure no. Io posso tranquillamente andare a dire che voglio generare la delega solo di maggio e quindi l'ho già riportata. Quindi ho questa praticamente console, chiamiamola, dove viene fatta tutta la selezione, dove io posso agire e andare a riportare i dati al suo interno. Chiaramente, se mancano adesso, se non ci sono dei soggetti o altro, non dal di qui non posso andarli ad inserire. Andrò poi dopo nella pratica, metterò a posto la posizione INPS e dopo andrò a calcolare il minimale. Ma di quelle che non sono variate, praticamente agisco tutto qui in un unico momento. Torniamo a noi e parliamo delle no novità normative del quadro RR a questo punto. Quindi, quest'anno il focus è sulla sezione 2. Sulla sezione 1 dell'INPS hanno aggiunto un nuovo codice di riduzione. Abbiamo il codice A pensionati, il codice B collaboratori di età inferiore ai 21 anni, il
il codice C forfettari e adesso hanno inserito il codice D che ha la stessa descrizione del codice C, ma che serve per indicare che nel corso dell'anno il contribuente è fuoriuscito dal regime forfettario. Penso che tutti sappiate che dall'anno scorso è stato fatto una modifica al regime forfettario che nel caso di superamento del limite dei ricavi automaticamente si fuoriesce e bisogna incominciare a fare le fatture IVA e tutto il resto. Ora, per quanto riguarda l'INPS, quello che è noto è la riduzione dei forfettari annuale. Io ho tempo fino al 28 febbraio per chiedere la riduzione forfettari dell'anno, e il 28 febbraio è un tempo utile per l'INPS per poi per disporre la contribuzione 2000, dell'anno in corso, tenendo conto della riduzione. Però non risulta che debba fuoriuscire. Questo avrebbe un effetto un po' dirompente sulla gestione. Io attualmente mi sono basato solo su quello che ho letto sulle istruzioni. Per cui è possibile indicare la D nel caso che il contribuente effettivamente è fuoriuscito. Poi, comunque, tutta la gestione INPS rimane, fra virgolette, appesa alla circolare di redditi 2024, che tendenzialmente arriva entro la prima metà del mese di giugno. Quindi, e noi, fra 2 o 3 settimane, dobbiamo uscire con una gestione completa. Per quanto riguarda la sezione 2, invece, quello che ho riportato nella slide, il rigo dove c'era la gestione del contributo anno precedente, di cui ho utilizzato in F24, hanno tolto tutto e hanno messo solo dell'anno precedente il credito anno precedente di cui si chiede il rimborso e il credito anno precedente in compensazione con contributo a debito del cui arrigo RR7. Quest'ultimo campo punta direttamente a una compensazione interna del quadro RR. Quindi indico, ho il DRR7, il contributo a debito in gestione separata, quanto credito dell'anno precedente ho utilizzato lì. Non si parla di un credito che invece scaturisce quest'anno. Perché io potrei avere due posizioni, una che ha debito e una che ha credito. Quindi è vero che la struttura della sezione 2 fa in modo che a un certo punto la totalizzazione del credito debito tiene conto delle due posizioni intermedie. Però i dubbi rimangono. Spero che con la circolare di giugno ci risolvano questi dubbi. Ma ulteriore generazione di dubbi è la nuova sezione 3 del quadro RR, che sono i contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, che è legata a una legge che è la riforma dello sport, da cui già immagino vi ci siete già scontrati con la certificazione unica. Quindi collaborazioni continuative a progetto, eccetera, sono transitate nella certificazione unica e al suo calcolo. C'è una quota esente di 5.000 che poi dopo fa determinare in base ai compensi relativi a questa attività. Poi dopo al 50% lo vado ad applicare un'aliquota. E sul totale di questi compensi invece le aliquote accessorie. Tutto questo è descritto nella circolare INPS della gestione separata 2024. Trovate già tutta questa informazione. Ora, parlando della sezione 3, come è riportato qui nella slide e c'è un piccolo errore che mancano delle parole, mi sono saltate. Vari dubbi sulla determinazione del reddito soggetto a contribuzione e sulla determinazione del reddito soggetto a contribuzione, soprattutto nella compresenza anche della sezione 2. Mi immagino un professionista
commercialista che però ha anche un'attività sportiva dilettantistica e quindi percepisce in questo caso dei compensi anche per l'attività sportiva e allora andrà a compilare contemporaneamente entrambe le due sezioni. Ora, al momento, quello che è noto dalle istruzioni è... No, sono saltato, scusate. Giusto per specie, è solo un dato nel quadro RE. È anche un calcolo non indifferente. Ma nel caso di prima che non mi trovavo alla pratica, non mi ero accorto che avevo una data di iscrizione 2022, di fine iscrizione, quindi me l'ha tolta. In questi giorni sono stato coinvolto in altre attività e non ho potuto verificare prima di oggi la cosa. Mi scuso per il disguido. Allora, andiamo un attimo nel quadro RE. Nel quadro RE compare un campo nuovo nel rigo RE21, che è la differenza che poi dopo è il rigo che andrà a comporre il rigo RE23, che è il reddito delle attività professionali e artistiche, di cui questo è il puntamento che fino a quest'anno era la rilevazione del reddito per la contribuzione a gestione separata. Abbiamo questa colonna 4, reddito da prestazioni agevolate del decreto legislativo, che chiaramente influisce sul calcolo di RE23. Quindi ci si immagina che io dovrò riportare nella sezione 3 direttamente questo campo, ed è quello che faremo. Porteremo automaticamente l'importo che troviamo in questo campo. Poi il calcolo è tutto soggettivo. Vediamo c'era anche una domanda al riguardo. Se un soggetto ha un reddito parzialmente non imputabile a contribuzione perché esente sotto la soglia dei 5.000, per lavoratori sportivi per compensi verso ASD, come faccio? Se ho ben capito la domanda, qui però non siamo più dentro nella gestione separata, ma siamo nel quadro dell'L, nei redditi diversi, e lì ci sono dei righi appositi per riportare questo importo. Immagino che sia il quadro dell'L perché normalmente nel caso di compensi occasionali vado in RL e posso indicare che posso portare a contribuzione quel reddito da RL nella gestione separata. Normalmente questi contributi c'è già stato il prelievo a contribuzione al lato del pagamento del compenso. Se così non è stato, sapete che nella gestione separata c'è un campo che dico no, voglio che quel reddito da RL eccedente 5.000 mi vada direttamente a contribuzione, quindi come codice reddito 1 e non come codice reddito 2 o 3, non mi ricordo adesso benissimo qual è il caso, ma sveliamo subito. Nuova posizione. Allora, il trattamento, se io qui gli vado a mettere un importo. Ah, è vero, i totali sono bloccati, non me lo fa vedere. Comunque mi pare che sia il 3. Quindi vengono totalizzati lì e non calcolo il contributo. Diversamente che cambiate quel campo in codice 1 e così ve lo totalizza nel primo campo e viene calcolata i contributi della gestione separata. Questo è un funzionamento che è così da diversi anni, non sto dicendo nu niente di nuovo. La sezione 3 al momento è disabilitata, che infatti c'erano dei grossi dubbi, sono stati risolti in parte con l'ultima errata corrige che risale a venerdì scorso, per cui si procederà all'adeguamento e
E poi dopo, quindi vedremo quello che sarà da fare. Mi sa che dovremmo arrivare a giugno, perché senza la circolare dell'INPS di redditi 2024 non sveliamo certi misteri, perché questi professionisti finiscono in RL, ma potrebbero finire nella sezione 3. E ancora, se un lavoratore autonomo è forfettario, dove vengono indicati in LM? Non ho finito di guardare l'ultima errata corrige, ma nel quadro LM non c'era nessun campo che parla di compensi. Comunque la sezione 3 prevederà che il totale compensi sarà forzabile con queste incertezze, quindi avrete possibilità di manovra. Chiaro è che senza un puntuale riferimento ai righi della dichiarazione dei redditi per la sezione 3, tutto è opinabile. Direi che con le novità riguardo al quadro RR, visto che comunque eravamo in argomento, ho finito. Io a questo punto passo di nuovo il posto a Cinzia, che illustra le altre novità che ci sono quest'anno nella dichiarazione dei redditi. Grazie. Allora, poi ho visto che ogni tanto qualcuno chiede, posso fare l'IMU? Posso fare? Magari vi apro un attimo la circolare di rilascio, perché lì abbiamo dettagliato tutto quello che potete e non potete fare. Guardatele sempre quando facciamo i rilasci di versione, perché alla fine, essendo gli argomenti tanti, e non potendo dare tutto subito, per ovvi motivi, dobbiamo scaglionare i rilasci. Quindi dopo magari la apro insieme a voi, così facciamo un quadro esatto della situazione. Eccoci qua. Allora, novità normative, quindi da qui in poi è proprio cosa hanno cambiato normativamente nelle dichiarazioni. Innanzitutto parliamo già di pagamenti. Tutti gli anni vi facciamo vedere lo specchiettino dei termini di versamento delle imposte sui redditi e dell'IRAP. E di solito sono due specchiettini, uno per i titolari di partita IVA e uno per i non titolari. Quest'anno è uno solo, perché finalmente, dico io, hanno fatto decadere la distinzione tra titolari e non titolari di partita IVA in fase di rateazione. Da quest'anno tutti i soggetti verseranno le rate il 16 del mese. Non ci sarà più una rata a fine mese. Il pagamento a fine mese è solo la prima rata, quindi 30 giugno, che quest'anno per festività va al 1 luglio, e 31 luglio con maggiorazione. Da lì in poi tutte le rate cadono al 16, ovviamente se festivo va il 1º giorno feriale, e ovviamente ad agosto c'è la proroga di Ferragosto, quindi si va al 20. E finalmente abbiamo finito con le rate E coincidenti. quindi abbiamo finito con le doppie rate che scadono lo stesso giorno, quando c'è una festività, che era abbastanza assurda come cosa, dover anticipare due rate quando invece ne dovrei pagare una al mese. E quindi finalmente hanno Superato. superato questa cosa, equiparando titolari e non titolari. In più, che cosa hanno aggiunto? Già ve ne siete accorti in occasione del pagamento dell'IVA annuale, hanno allungato il piano rateale. Perciò adesso si va al 16 di dicembre, si supera lo scoglio del secondo acconto. Prima non si poteva mai superare il secondo acconto in fase di rateazione, adesso si supera sostanzialmente di 15 giorni perché si va al 16 di dicembre. Quindi quest'anno verranno 7 rate per chi versa nei termini ordinari e 6 rate per chi versa con maggiorazione, quindi a partire dal 31 luglio. Ma c'è sempre un ma: quest'anno abbiamo la spada di Damocle del concordato preventivo biennale, di cui
poi vi parlo per sommi capi più avanti. E sostanzialmente che cosa è stato indicato in dichiarazione? Tra l'altro ho rifatto la slide proprio ieri perché nell'errata corrige l'hanno modificata la frase e sostanzialmente ci raccontano che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, tenuti a effettuare entro il 1 luglio i versamenti risultanti dalle dichiarazioni redditi e IRAP, per il primo anno di applicazione dell'istituto concordato preventivo biennale possono provvedervi entro il 31 luglio senza alcuna maggiorazione. Questo vuol dire che se io sono un soggetto ISA che posso applicare il concordato preventivo biennale, ho un mese di tempo in più per il versamento delle imposte senza maggiorazione. Quindi vado, posso andare direttamente al 31 luglio senza applicare lo 0,40. Opzione che in questo momento nel programma ancora non c'è, ok? Quindi questo aspetto sarà gestito prossimamente. Perché in tutti i punti in cui loro parlano di queste cose nascono sempre dubbi. Io non lo so perché, ma noi software house abbiamo sempre tanti dubbi quando escono queste novità. E uno di questi dubbi è: se io posso spostare al 31 luglio senza alcuna maggiorazione, perché sono un soggetto ISA, potrei poi avere anche un ulteriore mese di differimento con lo 0,40? Si andrebbe al 30 di agosto. L'abbiamo chiesto tutti, ad oggi non abbiamo risposta. Quindi diciamo che noi adesso ci atterremo alla possibilità di spostare al 31 luglio senza maggiorazione. Poi vedremo. Per il momento rimaniamo su Ci questo. sarà la proroga. Ci sarà la proroga molto presto per parlarne. L'anno scorso l'hanno fatta, sì, l'anno scorso l'hanno fatta, ma non si poteva maggiorare. Quindi l'anno prima non l'hanno fatta perché già per festività si cadeva il 20 di agosto. Quindi il 20 di agosto è un po' Forse aleatorio. il 20 di agosto è quasi una data oltre la quale non si va più coi pagamenti. Comunque stiamo a vedere. Secondo noi, tra l'altro, altro dubbione, questo spostamento al 31 luglio senza maggiorazione, secondo noi è anche se poi io non aderisco al concordato. Perché? Perché io posso aderire al concordato preventivo biennale fino al 15 ottobre, quindi ben oltre le scadenze di pagamento dei dichiarativi, tant'è che poi ve ne parlerò, loro diranno di conguagliare sul secondo acconto. Quindi a nostro avviso questo spostamento al 31 luglio senza maggiorazione riguarda tutti i soggetti ISA, a prescindere che poi aderiscano al concordato preventivo biennale. Lo faremo comunque come parametro. Lo gestiremo come parametro versamento redditi nell'F24 quando andrete ad attivare saldo più primo acconto. Faremo un parametro lì perché farlo per default, la storia ci insegna che non è mai buona cosa, quindi daremo libertà di scelta. Dopodiché, ma poi ci torno sul concordato, l'ho lasciato alla fine come ciliegina sulla torta. Allora, vediamo le altre novità normative. Partiamo sempre dal 730, che è questo bel modello che ha il suo precompilato, tanto semplice che semplice non è, quest'anno ha avuto un ampliamento di platea, perché sostanzialmente cosa sono andati a fare? Cioè, sulla carta è anche una buona idea. Ma poi di fatto è tanto lavoro da fare. Sostanzialmente hanno allargato la platea dei soggetti, dando la possibilità di presentare col modello 730 anche di dichiarare le rivalutazioni dei terreni, i redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva e i redditi che generano le imposte IVAF, IVIE e da quest'anno criptoattività, il W per intenderci. Quindi questo cosa ha comportato? Nuovi campi nel quadro L per gestire i redditi di capitale assoggettati a imposta sostitutiva, nuovo quadro V
per gestire IVA e IVAFE e criptoattività nel 730, nuovi campi nel quadro C per la tassazione delle mance, settore turistico alberghiero e di ricezione, questa è la nuova imposta di quest'anno, quindi quadro C vale anche per redditi persone fisiche. E quindi l'hanno un po' stravolto, hanno stravolto un po' anche la modulistica perché hanno dovuto introdurre un quadro nuovo e hanno dovuto adeguare dei quadri già esistenti. È diventata una via crucis, se Quindi sostanzialmente chi ha questi redditi, che prima faceva il 730, poi doveva presentare anche redditi persone fisiche per i quadri che il 730 non prevedeva. E invece adesso lo fa direttamente nel 730. E anche se poi sono comunque rimasti fuori determinati redditi che poi producono imposte e quelli si dovranno continuare a presentare con il modello redditi persone fisiche, dove tra l'altro, qui non l'ho scritto, hanno previsto un nuovo campo, adesso vado a trovare, eccolo qua, il primo, quadri aggiuntivi al modello 730. Perché fondamentalmente per andare quadri aggiuntivi, oddio, si è impallato Acrobat, quadri aggiuntivi, hai aperto le persone fisiche? sì, volevo aprire le persone fisiche, eccola qua. Eccolo, che devono barrare questa casella praticamente i contribuenti che presentano il 730-2024 e devono dichiarare il possesso di redditi relativi al quadro M, tranne quelli che hanno messo nel 730 dentro al quadro L, RSRT e RU. Sostanzialmente hanno travasato nel 730 il W, alcune imposte sostitutive e le mance che sono nuove. Tutto il resto è rimasto nel 740, ma quest'anno va barrato anche questa casella in aggiunta. Ma perché? Non abbiamo ben capito, però diciamo che va barrata questa casella. Ecco, allora, tutte le imposte che derivano da questi nuovi quadri barra sezioni confluiscono nel modello 733. Insieme alle altre, quindi insieme all'IRPEF, la cedolare secca, le addizionali. Però, a differenza delle altre imposte, queste si versano con F24 a prescindere che si tratti di 730 con o senza sostituto. Quindi non c'è una liquidazione in busta paga o nella pensione, si versano direttamente in F24. Quindi, per darvi un'idea, nel 730 è fatto in questo modo adesso il 733. Allora, a parte che c'è il W, ok? Quindi questo è nuovo, è simile al W che conosciamo nelle redditi persone fisiche, posso anche importarmelo da una persona fisica e lo compilo. Nel quadro L hanno messo questo. Hanno messo la rivalutazione dei terreni e i redditi di capitale soggetti in posizione sostitutiva, quindi questo genererà tributi. Prima c'era solo Campione d'Italia in questo quadro, praticamente non lo compilava nessuno. Poi nel quadro C, nelle certificazioni uniche ci sono, sì, magari faccio nuovo, ci sono le mance. Ecco qua la nuova sezione, somme assoggettate a imposta sostitutiva tassazione mance, e anche queste genereranno l'imposta. Quindi che cosa succede? Succede che nel 733, che già è lungo di suo, sono comparse delle nuove sezioni. Allora, in fondo. Eccolo qua, c'è questa sezione dati per la compilazione F24 dove compaiono
a partire dal rigo 197 tutte le nuove imposte, criptoattività, IVA, IVAFE, redditi di capitale e mance, con a fianco il codice tributo. Allora, normalmente nel 730, quando ci sono delle sezioni con il codice tributo, sono riservate a quelli senza sostituto. Queste qui invece sono per tutti, quindi un dipendente col sostituto che ha un immobile all'estero lo deve dichiarare, pagarci l'IVA, come IRPEF viene liquidato nel 734, come IVA paga l'F24. Come l'IMU, cioè fondamentalmente fa la delega, viene generato un saldo più primo acconto. Questo vale per dichiarante e per coniuge. Ma la cosa buffa è che prima di determinare queste due sezioni dobbiamo determinare quelle sotto. Cioè, qui arrivano tutte le imposte dai vari quadri, W, mance, redditi di capitale di fonte estera, vengono calcolati gli acconti, eventuali crediti e poi il risultato va sopra. Quindi hanno dovuto, per non scombinare i righi, li capiamo anche, perché tanto li capiamo, è difficile fare la modulistica, hanno dovuto, per non scombinare i righi, fare due sezioni nuove successive a quelle che poi dobbiamo compilare come risultato finale. Forse anche un po' difficile leggerlo il 733 quest'anno, però di fatto così è, per via di queste nuove sezioni che sono state aggiunte. Ecco, la tassazione e mance dopo c'è anche nelle persone fisiche, quindi di questi abbiamo tutti i codici tributo, perché fortunatamente sono ben chiari, ben fissati. Invece, nelle persone fisiche, una delle grosse novità è la flat tax. La flat tax, di cui tra l'altro il codice tributo è stato istituito 2 o 3 giorni fa, che ancora non c'era. Questa è un'imposta valida solo per il periodo 2023, quindi quest'anno e poi più, che i contribuenti possono applicare in luogo delle aliquote IRPEF progressive. È un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito di impresa lavoro autonomo del presente periodo, quindi del 2023, e il reddito di impresa di lavoro autonomo più elevato tra quelli dichiarati nel triennio precedente, maggiorando quest'ultimo importo del 5%. Perché l'ho sottolineata questa cosa? Perché anche qui c'è un altro aspetto buffo. Se voi prendete la norma dice decurtando quest'ultimo importo del 5%. Ok? La norma dice decurtando, le istruzioni di IRPEF, le specifiche tecniche dicono maggiorando. Cambia tutto. Perché decurtando è più facile che sia applicabile la flat tax in luogo dell'IRPEF, maggiorando è più facile che la flat tax non sia applicabile. Hanno cambiato un pochino la faccenda, insomma. Abbiamo chiesto chiarimenti anche lì. Non lo so, diciamo che ovviamente prevalgono le istruzioni e le specifiche tecniche, quindi noi maggioriamo. L'ammontare di reddito agevolabile non può comunque superare 40.000 euro. Cosa significa? Che se io da questo confronto viene fuori che posso applicare la flat tax, la applico fino a 40.000 euro. Se ho un reddito che supera 40.000 euro, l'eccedenza è assoggettata ad IRPEF e addizionali. Quindi il quadro N che ancora non avete, che dobbiamo rilasciare, lo stiamo gestendo adesso per la prossima versione, noi dovremo tenere conto della flat tax.
perché appunto l'IRPEF la dovremo calcolare in presenza di flat tax solo sulla parte che eccede 40.000 euro. Allora, dato che è una cosa nuova e anche, bisogna anche un po' capire come funziona, fino a che non vediamo il calcolo della dichiarazione, abbiamo pensato di darvi però una stampa di servizio nuova che si chiama Stampa Applicabilità Flat Tax, che praticamente vi verifica se per quel soggetto la flat tax è applicabile, facendo questo confronto che abbiamo indicato qua sopra. Allora, adesso magari ve la lancio da me e ve la faccio vedere, così ve la spiego un attimo. Allora, direi Vuoi dire che qualcosa? sì. Vai, mentre Allora, io la la flat lancio. tax dov'è gestita? Nel quadro LM, Ah sezione sì, non ci 2. sono, dopo ci arrivo. Per quello che prima vi parlavo di sezione 3 per i forfettari, perché hanno, si divertono ogni tanto a scombinarci un attimo i Quadro LM, riferimenti. quest'anno lo compileranno in parecchi. Allora, stampa applicabilità flat tax si trova nelle stampe di servizio RPF, tra le poche attive. Allora, adesso la lancio. L'ideale è che voi la lanciate per tutte le pratiche, quindi fate ok. Ma faccio una premessa. Questa stampa ha bisogno di andare a prendere i redditi del triennio precedente, quindi legge le DRAP, e i redditi del presente periodo d'imposta. Quindi abbiamo bisogno che per farla funzionare voi compiliate già i quadri d'impresa, magari fate le elaborazioni contabili, importiate i valori, così abbiamo il reddito. Perché non possiamo lanciare l'elaborazione contabile durante una stampa di servizio, ok? Quindi io adesso la lancio, mi sono preparata due soggetti, esegui stampa. Prima di farvi vedere la stampa, vi faccio vedere questi messaggi. Dove vi dirà reddito 2023 assente o in perdita? È perché molto probabilmente non avete ancora fatto l'import contabile nel quadro F, nel quadro G. E il reddito noi lo preleviamo da lì per fare il test della flat tax, quindi senza quello non possiamo confrontare col triennio. Oppure, adesso qui non c'è, no, non c'è, però c'è un messaggio che dice, per esempio, redditi del triennio non trovati. Chi di voi è un nuovo cliente, inizia a lavorare con noi da quest'anno, non ha gli ambienti DRAP con tutte le dichiarazioni inserite, quindi non potremo andare a leggere i redditi del triennio. Abbiamo dovuto fare con quello che avevamo. Contribuenti forfettari, flat tax non ammessa. Ecco, questa è la norma, qui è chiara, i forfettari non applicano la flat tax, tant'è che avendo loro messo questa sezione nel quadro LM, hanno anche detto che è alternativa alla sezione dei forfettari, quindi i forfettari sono esclusi. Stavo dicendo. Allora, Alla stampa. prendiamo la stampa, apriamola un po', la ingrandisco, adesso ho proprio messo due soggetti in croce. Allora, Rossi Alberto ha un reddito 2021, un reddito 2022. Di questi due qui, il maggior reddito incrementato, quindi il 48.000, è stato incrementato del, mi ricordo, 5%. Questo è il maggior reddito incrementato. Viene confrontato col reddito 2023, siccome il reddito del 2023 non è più alto, non si applica la flat tax, quindi di questo soggetto qui non la faccio. Invece, per la pratica che ha il mio nome, ho questo triennio con la maggiorazione, maggior reddito incrementato sono il più alto, quindi 44, reddito 2023 50.000 è più alto e applicabile. Quindi diciamo che abbiamo Questo al momento fatto questa stampa per dare un'idea di quali sono i soggetti che la possono applicare, perché ovviamente non è un obbligo, è una possibilità. Allora, dentro alla dichiarazione, cosa succederà? Ancora non ce l'avete, ma dentro al quadro LM che già avete,
Era deciso l'agenzia delle entrate di metterlo Allora, la sezione 1, il regime di vantaggio, la conosciamo. La sezione 2, la tassa piatta incrementale, cioè la flat tax, l'hanno infilata nel mezzo tra il regime di vantaggio e i forfettari. Io dico perché non metterla come terza sezione, ma non importa. lì. Ma perché L'hanno messa nel viene. mezzo e quindi chi deciderà di applicare la flat tax dovrà compilare questa sezione, indicando i redditi del triennio precedente, il maggior reddito incrementato lo calcoleremo noi, il reddito del 2023 lo andiamo a prendere dal quadro d'impresa e insomma alla fine verrà calcolata questa imposta da pagarsi col nuovo codice tributo 1731, mi pare, che hanno istituito l'altro giorno. I redditi del triennio precedente li andremo a prelevare in automatico dall'ambiente DRAP, quindi chi ha gestito con noi le dichiarazioni gli anni passati potrà prelevare i redditi del triennio. Allora, dobbiamo ancora farlo, probabilmente non lo legheremo a import dati contabili perché essendo una facoltà la flat tax faremo probabilmente un tasto apposito per recuperare i tre redditi del triennio. Va bene? Una cosa che non vi ho detto, se un soggetto ha iniziato l'attività nel 2023 non applica la flat tax perché non c'è il triennio precedente. Quindi è per soggetti che hanno un'attività iniziata nel passato. Nella circolare di rilascio della 2024C c'è un paragrafo sulla stampa che vi ho fatto vedere della flat tax, dove il collega che l'ha gestita vi ha messo una discreta panoramica sull'argomento. Poi adesso, nella prossima versione, appunto, faremo la ripresa dei redditi, genereremo il tributo e calcoleremo l'IRPEF sulla parte eccedente, tenendo conto che e qua ecco, sono i due esempi che vi ho fatto. Ribadisco, è necessario avere già fatto l'import contabile nei quadri d'impresa, se no il reddito 2023 non ce l'abbiamo. La flat tax opera solo sul saldo, perché è un'imposta per il Spot. 2023, è spot, va bene? Quindi quando andremo a calcolare poi gli acconti IRPEF, li dovremo calcolare assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la tassa piatta. E quindi è IRPEF normale l'acconto, non procede la flat tax. L'unica cosa che la flat tax potrà avere, e secondo me hanno sbagliato a codificare il codice tributo, sarà l'eccedenza di versamento, cioè pago 1.000, poi viene fuori che non dovevo pagare 1.000 perché il reddito non era corretto, quello che ho indicato nelle M, dovevo pagare di meno, nell'RX dovrò indicare un'eccedenza di versamento e in un qualche modo la devo recuperare. Quindi secondo me quel codice tributo dovrà poter essere scritto anche a credito. In questo momento la risoluzione lo prevede solo a debito, magari faremo un quesito all'Ade e vediamo. Adesso è un po' prematuro, tanto prima bisogna pagarla e poi Ti eventualmente. rispondo io a queste cose qui, sono tutte casistiche, lì c'è una circolare che adesso non mi ricordo il numero, però. Allora, adesso mi avete fatto un po' di domande. Chi inizia nel 2023 presumo che non possa farlo, confermo. Se hanno solo un Se hanno biennio, solo un biennio, certo, perché l'importante è avere almeno un almeno un reddito reddito dell'anno nell'anno precedente. precedente. E quale quadro di reddito si prende per il conteggio RN1? No, si prendono i redditi dei quadri d'impresa, quindi sono quelli che vengono controllati. Quest'estate è uscita una circolare dall'Agenzia delle Entrate dove c'erano anche proprio tutti i puntamenti sui righi. Sì, Adesso non ricordo il noi numero, mi andiamo scuso, a ma. prenderli dai quadri d'impresa, i redditi.
Se nel 2020 ero un forfettario, poi professionista in semplificata, posso applicare flat tax sul 2023? Beh, se dopo nel 2021 non era più forfettario, io penso proprio di sì. Ma se nel 2020 l'attività non era aperta e di conseguenza non No. aveva redditi, la può applicare ugualmente? E deve avere almeno un reddito nel triennio precedente, magari ce l'aveva nel 21, nel 22, a quel punto sì. Infatti, nella mia stampa io ho un esempio di un soggetto che nel 2020 non ce l'ha. Questa, diciamo, già è una cosa non da poco, anche perché poi dopo bisognerebbe vedere quanto conviene. Adesso vediamo se fare anche un prospettino che confronta flat tax con IRPEF. Dobbiamo un po' lavorarci, comunque diciamo che vediamo cosa riusciamo a fare, insomma. Vado Allora. all'ultimo argomento, concordato preventivo biennale. Questo veramente lo dobbiamo ancora vedere anche noi, nel senso che Grossi dubbi. lo stiamo implementando naturalmente, ma il software, il tuo ISA in beta ci è arrivato ieri, quindi adesso dobbiamo iniziare a fare un po' di prove e capire un po' di cose. Comunque sia, concordato preventivo biennale è un istituto di compliance volto a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi. Allora, che cosa succede? Che lo hanno dedicato ai soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano gli ISA, ma anche ai contribuenti esercenti attività di impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Allora, per questi il regime forfettario, il concordato preventivo biennale è sperimentale per un anno, quindi non è biennale, è sperimentale. Per gli altri soggetti, i soggetti ISA, invece è Biennale. ben regolamentato e biennale, quindi 2 anni. Ed è una proposta. Allora, in questo caso, se parliamo di soggetti ISA, il calcolo della proposta avviene nella gestione ISA. Se parliamo di forfettari, il calcolo della proposta avviene nel quadro LM, sezione. Perché ho scritto 6? Volevo scrivere 4. Mi sa che vabbè. 4. Scusate l'errore fuso, ma Sì. Allora, nella sezione 4, nuova, nuova, nuova. No, invece ho detto bene, no, la 6, 6. ah sì, perché Perché la ci sono 4 le sezioni della. certo, non mi sembra. Quella flat tax incrementale, Ah, proprio lì vabbè. non ci doveva stare. I forfettari hanno la nuova sezione 6, concordato preventivo, regime forfettario, sperimentale. Invece negli ISA è un nuovo modello che Quadro. alla fine è un quadro, il quadro P, dentro agli ISA, che si chiama concordato preventivo biennale. Allora, si compone di questa sezione, anche scarna se vogliamo, che però a noi ci ha fornito un po' di dubbi comunque sia. Allora, va bene, condizioni di accesso, presenza dei requisiti va barrata la casella, assenza di causa di esclusione va barrata la casella, presenza di eventi straordinari è un codice di cui devono ancora fare un decreto che li contempla. Quindi in questo momento non è, cioè, non sappiamo che codice ci si può mettere, ecco. Allora, dati contabili, reddito rilevante ai fini del concordato preventivo biennale lo dobbiamo elaborare noi, software house, come pure il valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del concordato. Allora, qui loro hanno spiegato che cosa ci va messo, ma
comporterebbe l'ennesima elaborazione contabile. Quindi, come Asso Software, come software house che è in Asso Software, è stata fatta una proposta all'ADE, Assogei, per fare sì che i valori che si dovranno indicare in questi due campi derivino dai righi redditi. Sarebbe molto più semplice. Quindi abbiamo mandato una proposta, tutte le software house congiuntamente, siamo in attesa di avere una conferma. Se così fosse, sarebbe più facile per noi valorizzare questi due campi, prelevandoli dai quadri d'impresa e dall'IRAP. Invece la proposta CPB, quindi il reddito proposto ai fini del concordato preventivo biennale, periodo d'imposta 2024-2025, stessa cosa per l'IRAP, la forniranno loro. Allora, la dovrebbero fornire in sede di compilazione degli ISA, quando si acquisiscono i precalcolati. Tant'è che quest'anno la delega massiva per i precalcolati ISA si chiama delega massiva precalcolati ISA e CPB e concordato preventivo biennale. Quindi quando si manderà questa richiesta per i precalcolati, si otterranno anche i valori per il concordato preventivo biennale, che verranno riportati qua, assieme ai valori che invece riporteremo noi, con un import, presumo, no? A quel punto, che cosa succede? Che io devo decidere se accettare o no questa proposta, barrando questa casella. E questa casella, ho scritto qua, obbligatoria se compilato il quadro, perché leggendo le istruzioni del CPB in testa dicono chiaramente che il quadro, il prospetto, va compilato nel caso in cui il contribuente accetti la proposta. La domanda sorge spontanea, ma allora perché c'è la casella di accettazione? Se io devo barrarla obbligatoriamente se compilo il prospetto, probabilmente la ritengono una conferma palese che io ho aderito al concordato preventivo biennale. Sta di fatto che noi abbiamo bisogno comunque di compilarvi questa sezione quando acquisirete i precalcolati, perché sennò come fate a decidere se accettare o no? Per cui metteremo dei controlli. Probabilmente sia la conferma del quadro, ma anche in fase di calcolo ISA, che se la sezione è compilata ma non è barrata l'accettazione, noi avvisiamo perché non posso trasmettere il CPB senza accettazione. Che proposta Che è? proposta è? È una proposta che se la compili la devi accettare. Quindi dopo partirà il calcolo ISA. Mi pare che chi aderisce al concordato preventivo biennale accede poi a dei regimi premiali e quindi probabilmente varierà anche il punteggio degli ISA Se non sbaglio, quei dati quando arrivano dai precompilati, no? arrivano, dovrebbero arrivare dal precompilato. Anche lì stiamo presumendo, ma dovrebbe essere così. Poi cosa succede invece? I forfettari, che hanno il concordato a livello sperimentale quest'anno, solo per il periodo d'imposta 2024, perché qui parliamo di 2024-2025, quindi quest'anno parliamo di acconti, non parliamo di saldo, e il valore, il reddito proposto ai fini del CPB, che negli ISA ci determina l'ADE con i precalcolati, nei forfettari non ci sono gli ISA, loro non fanno gli ISA, quindi come facciamo ad avere questo reddito proposto ai fini del concordato? Dovrebbero fornirci una sorta di applicativo simile a un file Java, tipo come quelli che ci sono per i controlli telematici, in base al quale noi gli forniamo il quadro LM e loro ci restituiscono il reddito proposto ai fini del concordato. Abbiamo avuto degli incontri web conference con i tecnici di Sogei
E la loro idea è di fare una cosa simile a questa, perché se no l'alternativa che loro avevano dato all'inizio era: il valore del reddito ai fini del CPB per i forfettari lo prelevate da redditi online, ma voi usate Pascom, non usate redditi online, per cui è improponibile. Quindi adesso, per il momento, su questo aspetto qua dobbiamo avere ulteriori informazioni. Invece negli ISA è più semplice di fatto perché lo forniscono loro con i precompilati. Anche qua c'è l'accettazione, anche qua le specifiche tecniche sono molto palesi perché dicono che se compili la sezione devi accettare. Quindi sto vedendo delle vostre affermazioni in chat Scusate, che ma siete... vi capiamo perfettamente. Ecco, allora, cosa c'è da dire su questo concordato? Che una volta che io accetto, perché alla fine cosa deve succedere? Io accetto la 15 proposta, ottobre. entro il 15 ottobre, quindi c'ho tempo anche fino all'ultimo giorno per trasmettere le dichiarazioni, posso essere ancora lì a dire adesso accetto l'adesione al concordato. E l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi di imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati. Quindi, che cosa succede? Che io faccio l'ISA. Compilo il quadro P, accetto. Quel reddito concordato è il reddito su cui dobbiamo calcolare poi gli acconti. IRPEF, perché IRPEF e IRAP, perché non possiamo calcolare gli acconti in base a quello che è stato indicato nel quadro N, ma in base al reddito concordato, cioè quello che io ho concordato con l'Agenzia delle Entrate. Ora, siccome questa adesione io la posso fare fino all'ultimo, fino al 15 ottobre, loro dicono per l'anno di imposta 2024, se l'acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata, calcolata col metodo ordinario. Quindi mi hanno dato un mese in più. Fino al 31 luglio posso pagare senza maggiorazione, ma calcolo le imposte normalmente. Quindi saldo normale, primo acconto normale. Poi aderisco al concordato, devo ricalcolare il secondo acconto sulla base dei redditi concordati, al netto di quanto versato con la prima rata. Capite che dobbiamo metterci mano, insomma. Dobbiamo un po' metterci mano a questi calcoli, tenere conto della prima rata versata. Quindi Sperando che ci dicano come fare. ci devono anche un po' spiegare bene perché sulla carta abbiamo Cioè, capito, però poi si deve passare ai fatti, all'atto pratico all'atto diventa di... pratico. Quindi adesso sapete che è così e che comunque ci dobbiamo mettere mano. Quindi adesso noi usciremo circa metà maggio con il completamento della gestione dei quadri, probabilmente anche con l'ISA, perché tanto adesso hanno dato una beta, quindi non mancherà poi tanto ad avere l'ISA ufficiale. La beta noi non la possiamo diffondere. E apriranno il canale per le deleghe massive, che noi in questo momento abbiamo disabilitato, perché in tanti oggi ci proverebbero anche a mandare una delega massiva, ma il canale non è aperto, quindi dobbiamo comunque adeguare i tracciati per le deleghe massive, li abiliteremo a metà maggio e poi vediamo, insomma, con il concordato è molto probabile che dovremmo rimetterci mano, insomma, perché è un adempimento nuovo, è nuovo per tutti, per noi, per gli altri software house e soprattutto per voi. Quindi questo è veramente la novità che più destabilizza, secondo me, quest'anno. La Sì. flat tax sì, va bene, ma il concordato preventivo biennale non c'è male, insomma, ecco. C'è una domanda che è importante. I minimi mi pare che siano esclusi E dal flat tax. allora, i minimi.
dalla i flat tax. minimi mi pare di sì perché, allora, prendiamo un attimo, adesso non C'è lo sì, l'istruzione? infatti le volevo aprire, non sono andata di fino. Apri. Cerchiamo piatta. Sì, scrivono tassa piatta. Ma dai. E certo, mica flat tax. È duro Eccoci invecchiare con questa gente qua. nuova. Allora, poi vi faccio notare dopo. Queste sono le novità, principali novità, no? Se voi leggete la tassa piatta, vi dice che la differenza tra il reddito 2023 e il triennio precedente è decurtata del 5%, come sarebbe la norma. Ma Incrementato. poi se andiamo sotto, non è più decurtata. Quando iniziamo ad arrivare RF, all'LM, ecco. quando iniziamo ad arrivare, Regime di vantaggio, scendi. sì, Qui no, volevo trovare la tassa piatta. parla del regime di vantaggio, i minimi. Eccola qua. Eccoci qua, maggiorando quest'ultimo importo del 5%. Non Quindi possono. sopra la decurto, sotto la maggioro, ma probabilmente la maggioriamo, insomma, ecco. Ah, guarda, regime forfettario di Allora, cui l'articolo 1. questa è per esercente attività di impresa, arti e professioni, non possono fruire i soggetti che hanno iniziato attività nel 2023. Ma è necessario che abbiano svolto e conseguito almeno un intero anno nell'ambito del triennio precedente. Non può essere applicata dai forfettari, mentre può essere applicato da coloro che hanno fruito del predetto regime nel triennio precedente. Quindi se io ero Ecco la forfettario, ma adesso circolare. non lo sono più, lo posso applicare. Lì c'è la circolare che Sì, citavo io parlando dei esatto. puntamenti dei righi. È tutto lì. Però qui dice, vanno considerati solo i redditi di lavoro autonomo, imprese indicati in EFG, LM, quindi sì, anche i minimi, direi, ma non i forfettari, e RD, quindi anche allevamento. Anche allevamento. Ah, poi una domanda che hanno fatto che è interessante, quella se a un contribuente non interessa il concordato biennale, è sufficiente non compilare il CPB? Esatto, se non interessa Ecco. quel quadro non va compilato Però non vorrei essere perché smentito, ma nella norma, se vuoi avvicinarti ti vedo, no? sì. Allora, se, nella norma che ha istituito il concordato preventivo biennale, è indicato che se uno non accetta la proposta, possono partire accertamenti o verifiche ispettive all'attività. Proprio scritto nella norma, che Sì. suona come una minaccia. Adesso vedremo andando avanti se effettivamente confermano questo impianto o meno, però ce l'ha proprio scritto nero su bianco. La collega che è collegata mi dice i minimi no, perché non può essere compilato contestualmente a sezione 1 e 3. Quindi sì, la sezione del CPB, no, la tassa piatta, scusate, neanche i minimi. Neanche i minimi, infatti. Vediamo le domande che hanno fatto. Allora, il corso diciamo che è finito. Prima di guardare le domande, siccome nelle domande mi chiedete spesso questo lo posso fare, questo non lo posso fare, vi volevo aprire. Anzi, ce n'erano anche, intanto che la cerchi, ho letto uno che Vediamo, stava tentando di fare il riporto dei contributi anno precedente nell'RP. Con questo rilascio è disabilitato perché siccome il 740 non è stato completamente convertito, tutti i vari riporti che ci sono interquadro vengono disabilitati fino al rilascio Ecco di qua. metà. Allora, questo è il primo rilascio. Il primo rilascio gestisce il 730 pressoché completo, va bene, manca solo il telematico che vedremo nella prossima versione. Nell'RPF Ecco, la gestione i Ips solo per quadri che minimale potete VS. gestire sono quelli indicati qua, ok? Dell'INPS, per esempio, fate solo il minimale. Potete fare i quadri d'impresa, così intanto sfruttate l'elaborazione contabile con il relativo RS, i terreni fabbricati, dove c'è il calcolo IMU, ma non il versamento. Quindi manca il calcolo dichiarazione sostanzialmente.
come pure RSP e RNC hanno solo la gestione dei terreni fabbricati ad oggi. Questo è il piano rilasci che noi rispettiamo tutti gli anni sostanzialmente. Delle società di capitali invece avete il calcolo dichiarazione abilitato, quindi potete fare anche le deleghe, comprese le deleghe IMU. Manca il quadro GN, TN, PN, cioè quello che dicevo prima, consolidato, trasparenza e trust, che sono più residuali, non che non ce ne siano, però dobbiamo anche combattere un po' con le tante novità e quindi non sempre riusciamo a dare tutti i quadri di RSC nel primo rilascio. Il calcolo IMU all'interno dei terreni fabbricati è attivo in tutti i modelli. Dentro i terreni fabbricati, nel 730 nei societari di capitali genera anche versamenti e deleghe. Vi ho anticipato che il modello IMU lo dovremo ritoccare perché lo hanno variato. Speriamo che lo pubblichino definitivamente in un tempo ragionevole che ci consenta di fare le modifiche. Quindi nella prossima versione invece completeremo tutte le gestioni ISA, CPB, perlomeno per l'accettazione della proposta, poi il ricalcolo del secondo acconto penso che lo faremo successivamente, c'è tempo, direi che c'è tempo, e stampe di RPF e poi via via andremo avanti con le stampe degli altri modelli e con i telematici. Dopo lì è andiamo un po' in discesa, incomincia l'assistenza, ma noi andiamo un pelino in discesa e poi c'è il consolidato da dare. Non nel prossimo rilascio. No, non nel Non prossimo. so come fare. E Fabio, vi ringraziamo per Grazie di averci tutto. ascoltato e Grazie per la pazienza. ci risentiremo prossimamente. E come vi ho detto, circa metà maggio, prossima versione. Grazie a tutti e Buon buon lavoro. lavoro. Forza che ce la facciamo. Ce la facciamo anche quest'anno.